particolare che è diverso da quello fatto con uno editori. E quindi, insomma, ci sono le due possibilità. E quindi la sostanza è questa: tutto quello che vi racconto deriva da. Però io ormai è un po' di tempo che quando faccio le conferenze faccio un patto con il pubblico. E il patto è questo, quindi lo faccio anche con voi questa sera. Se ad un certo punto, qualsiasi momento, voi vi accorgete che io vi sto dicendo che la Bibbia non va tradotta così, ma va tradotta cos'ha, e in questo cos'ha inserisco delle mie traduzioni, per cortesia fermatemi. Va bene? Cioè mi fermate, alzate la mano e mi dite no, tu ci stai dicendo come va tradotta secondo te, e mi fermate. Perché quello che mi interessa far capire è che non c'è neppure bisogno delle traduzioni particolari, basta leggerla. E quindi c'è qualcuno che l'ha portata? Ok. Quindi leggeremo la Bibbia che abbiamo in casa, ok? Perché si capisce già tutto di lì. Il problema grosso è che noi non la leggiamo. Perché se la leggessimo non ci sarebbe neanche bisogno di fare queste conferenze, perché abbiamo tutti l'intelligenza per capirla, tutti, tutti. Basta leggerla. Ovviamente bisogna leggerla con quel po' di mente aperta che ci consente di accostarci a quel libro senza i filtri, no? Ai quali siamo abituati. E quindi per questo vi dico, se vi accorgete che io sto cercando di introdurre delle traduzioni mie, mi fermate, va bene? Poi chi vuole le traduzioni mie le trova nei libri, ovviamente, però non voglio farlo nelle conferenze, così almeno diciamo, lanciamo un messaggio diverso, no? Il messaggio che appunto che la Bibbia può essere capita già così com'è, senza problemi. Tra l'altro ho cominciato bene la serata perché mi hanno portato a mangiare al Darmagi. E devo dire che è stato un vero Darmagi che poi dovessi parlare, perché lì bisognava star seduti e mangiare e bere per tutta la sera. Ah, vabbè, dico per le 50, 60 o 100.000 persone che vedranno la conferenza in rete qui in Piemonte, Darmagi vuol dire un peccato, quindi è stato un vero peccato che dovessi parlare, quindi ho dovuto contenermi. Vabbè, pazienza, sarà per un'altra volta. In questi giorni ormai ho una sorta di riflesso pavloviano, sapete i riflessi pavloviani per i cani, no? No? Che sbavano quando sentono, no? Si crea questo riflesso condizionato. E il riflesso che io ho è nei confronti di Papa Francesco, nel senso che quando lo sento fare certe affermazioni, mi viene veramente immediato di fare questa considerazione: è veramente fortunato. È veramente fortunato perché può dire ciò che vuole, perché tanto la gente non legge la Bibbia. In questi giorni ha detto: fare le guerre in nome di Dio è satanico. Allora, se c'è un libro che è satanico, è l'Antico Testamento, che racconta solo di guerre fatte in nome di Dio. Perché poi se si fanno certe affermazioni bisogna avere il coraggio di portarle fino in fondo. L'Antico Testamento è un libro di guerra, dove c'è un non semita, poi magari scriviamo alcune cose e lo capiamo meglio, ma tanto per lanciare i concetti di base, un non semita che si chiama Yahweh, al quale è stata affidata una famiglia, non un popolo, non un popolo, non il popolo degli ebrei, una famiglia, quando leggerete la Bibbia lo vedrete. Una famiglia che poi noi conosciamo come la famiglia degli Israeliti, e lui con questa famiglia ha passato il tempo a cercare di sterminare altre famiglie di semiti, di parenti stretti di quella famiglia, cugini, zii e nipoti. La Bibbia non è nient'altro che il racconto di continui tentativi di sterminio, cioè di guerre fatte in nome di Dio. Per fortuna non è Dio. Ma siccome per la dottrina quello è il Dio Padre, se fare le guerre in nome di Dio è satanico, la Bibbia è satanica. Su questo non ci sono dubbi.
E quando noi sentiamo parlare della barbarie, no? Adesso le guerre sante, ecco, la Bibbia non è altro che una successione di guerre sante, ma addirittura nella Bibbia qui di famiglia cristiana ci sono delle guerre di sterminio che sono chiamate con il titolo la guerra santa contro i madianiti. Ma che differenza c'è tra le guerre sante descritte qui e le guerre sante che si fanno oggi? Nessuna, nessuna. Cioè è inutile che ci illudiamo, la radice è la stessa. Bisogna che la capiamo. Noi poi, per fortuna, nella nostra evoluzione dei secoli, siamo arrivati ad avere delle leggi laiche che impediscano che si applichino queste leggi religiose. L'Islam non ha questa distinzione tra leggi laiche e leggi religiose come non c'era qui, e quindi non c'è nessuna distinzione. Ma non c'è veramente nessuna distinzione. Non è che queste sono leggi sante, guerre sante, e quelle di oggi sono guerre barbare. No, no, era esattamente la stessa cosa. D'altra parte, se noi riflettiamo un attimo al di là delle traduzioni, prima ancora delle traduzioni, tutti noi siamo più o meno stati educati, cresciuti dentro questa religione occidentale che è il cristianesimo. Questa religione ha la sua radice nell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è un insieme di libri di cui non sappiamo nulla. Cioè, salvo avere dei codici scritti, nei quali ci sono scritte delle cose, noi non sappiamo nulla. Cioè, noi non sappiamo chi li ha scritti, non sappiamo quando li ha scritti, non sappiamo come fossero scritti in origine, non sappiamo come fossero letti. Cioè, noi non sappiamo nulla. La cosa curiosa è che quando appunto si parla, no, come appunto insomma tutte le cose che mi stanno succedendo attorno in questi 6 anni, dice, ogni volta che uno parla dice, ah, le fonti, dammi le fonti. Dico, ma se voi siete così preoccupati delle fonti, prendete l'Antico Testamento e buttatelo nel cassonetto della raccolta della carta, perché l'Antico Testamento è un libro senza fonti. Quindi se voi date questa importanza vitale alle fonti, buttate via quel libro. Perché io quantomeno un pochettino le fonti delle cose che dico le do. Ma se io chiedo ai teologi dammi le fonti della Bibbia, nessuno me le può dare. Perché non esistono. Non sappiamo chi l'ha scritta. Sappiamo solo che l'hanno scritta decine, decine, decine di persone. Nel corso di moltissimi secoli. L'unica certezza che abbiamo, ed è dichiarata dai biblisti israeliani, docenti nelle università di Israele, è che la Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine, perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Tant'è che ogni volta che abbiamo la possibilità di fare dei raffronti tra il codice masoretico, che è quello da cui, diciamo, sostanzialmente dipendono le Bibbie che abbiamo in casa, e codici più antichi come quelli di Qumran, vediamo centinaia di varianti, centinaia, ma anche all'interno di uno stesso libro. Per esempio nel libro di Isaia ci sono almeno 300 varianti, ma lo stesso libro di Isaia noi non sappiamo chi l'ha scritto, eh? Cioè non pensiamo di dire sappiamo che l'ha scritto Isaia, no. C'era una persona prima mi diceva che lavorava alla LDC, casa editrice cattolica, che ha pubblicato una corposissima enciclopedia sulla Bibbia, scritta tutta soltanto da docenti della Chiesa, eh? Quindi diciamo l'ha pubblicata molti anni fa, è un'enciclopedia per specialisti, nel senso che è difficile trovarla nelle case, no? Nelle case si trovano le enciclopedie, quelle insomma molto più carine, più facili da leggere, ma lì in quell'enciclopedia c'è scritto per esempio per il libro di Isaia, e chi la scrive era il presidente della commissione pontificia biblica eccetera, scrive il professor Penna, e scrive, noi i primi 39 libri del libro, capitoli del libro di Isaia li attribuiamo a Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo. Capite? Non perché sappiamo che li ha scritti lui. I capitoli dal 40 al 55 li attribuiamo a uno che chiamiamo artificiosamente Deutero Isaia perché non sappiamo chi è. Ma sappiamo che sono stati scritti 2 secoli dopo il primo. E gli ultimi capitoli li attribuiamo a uno che chiamiamo artificiosamente Trito Isaia, perché non sappiamo chi è, e che ha scritto alcuni decenni dopo il secondo.
Cioè il libro di Isaia, nella migliore delle ipotesi, è stato scritto, nella migliore delle ipotesi, è stato scritto da 3 individui che hanno scritto nell'arco di 250 anni. Come facciamo a dire che quello è il libro di Isaia? Come facciamo a dirlo? Eppure è ciò che tutti noi crediamo. Ma non è così. Ed è scritto nelle enciclopedie cattoliche. Solo che, ovviamente, noi non leggiamo la Bibbia, meno che mai, ovviamente, le enciclopedie scritte dagli studiosi. Ma è così. E vale per tutti i libri. Non c'è una riga una di cui possiamo dire con certezza sappiamo che l'ha scritta quello lì. Ma non soltanto dell'Antico Testamento, attenzione, anche del Nuovo Testamento. Cioè, non pensiate che i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni siano stati scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Non lo sa nessuno. È la tradizione che lo dice. Ma non lo sa nessuno. Ci sono migliaia di codici evangelici diversi. Non sto parlando degli apocrifi, Sto parlando di quelli riconducibili ai canonici, ma non ce ne sono due uguali. Cioè non ci sono due codici uguali. Quindi la radice di questa religione è questa qui. Va bene? Poi voglio essere buono. Questa religione viene predicata, quindi con tutte le sue verità, che devono essere verità di fede, e quindi verità, come dire, indiscutibili, da una struttura gerarchica che, a essere buono, nel 90% dei casi non conosce la lingua nella quale quel libro è stato scritto. Papi, cardinali, vescovi, teologi, catechisti, sacerdoti, parroci, non conoscono la lingua nella quale quel libro è stato scritto. E quindi predicano sulla base di traduzioni. La cosa che a me è stata detta in questi anni, ma tu che traduci, tu lo sai che ogni traduzione in realtà è un tradimento. Benissimo. Ma se questo assunto è vero, non vale solo per me, vale anche per voi. E se ogni traduzione è un tradimento, voi state predicando una religione sulla base di tradimenti. Perché non conoscete la lingua nella quale quel libro è stato scritto. E questa è un'altra cosa indiscutibile. Poi c'è qualcuno che dirà, no, ma c'è anche una Bibbia scritta in greco. Certo, la Bibbia dei 70 che è stata scritta in Egitto nel III secolo avanti Cristo. Sapete cosa dicono gli ebrei di quella Bibbia lì? Che è una disgrazia per l'umanità. Quella Bibbia lì è il fondamento della religione greco-ortodossa. Quindi i cristiani greco-ortodossi basano la loro credenza su una Bibbia che per gli ebrei è una disgrazia per l'umanità. Non sono d'accordo su niente. I cattolici hanno un certo numero di libri antico testamentari, un po' più di 40, che sono considerati veri. Gli ebrei ne hanno la metà che considerano veri. I protestanti sono d'accordo con gli ebrei, quindi in disaccordo con i cattolici. Se noi prendiamo la Bibbia dei Samaritani, invece di avere più o meno la ventina di libri veri per gli ebrei, di veri ne considerano 6. E i samaritani dicono, noi siamo i custodi della Torah. Se noi prendiamo i cristiani copti, considerano veri più o meno i libri considerati veri dagli ebrei, più altri libri che non sono veri né per gli ebrei né per i cristiani di Roma. Ognuno si è fatto la sua Bibbia. E non c'è nessuno al mondo che possa dire quella vera è quella lì. Ognuno creda quello che vuole. E ognuno si sente dire, tu hai la fortuna di essere nato nel posto giusto. Cioè, tu hai la fortuna di essere nato nel posto dove si conosce la Bibbia vera. Ma tutti se lo sentono dire. E noi crediamo veri quei libri lì perché siamo nati qui. Se fossimo nati nel Corno d'Africa, ci sentiremmo dire che il libro etiopico di Enoch è vero, mentre qui ci sentiamo dire che è falso. Se noi fossimo nati in Israele ci sentiremmo dire che i libri veri sono solo un certo numero, se fossimo nati un pochettino più a nord della Giudea, cioè in Samaria, ci sentiremmo dire che i libri veri sono 6. Questa è la base. E ripeto, chi la predica, nel 90% dei casi, non conosce la lingua nella quale è stato scritto. E quindi predica sulla base di traduzioni.
E le traduzioni sono in continuo mutamento. Sono cambiate nei secoli, stanno cambiando e vi garantisco che cambieranno ancora. E stasera vediamo alcune cose delle quali faccio una previsione. Ci sono delle parole che scompariranno dalla Bibbia nei prossimi anni. Ma sono parole fondamentali, adesso poi le vediamo. Quindi, non sappiamo nulla dei testi, testi privi di fonti. Vengono predicati da chi non conosce la lingua nella quale sono stati scritti, un miliardo e trecento milioni di cristiani, anche qui voglio essere buono, 1.100.000.000 crede ciecamente in ciò che ci sarebbe scritto in un libro che non ha mai letto. È vero o non è vero? Ora, se invece di parlare del cristianesimo, che è una potenza mondiale, forse la potenza mondiale, noi stessimo parlando di una setta di 200 persone, dove c'è un guru che predica sulla base di un testo di cui non si sa nulla, che ha sotto di lui una decina di suoi collaboratori che non conoscono la lingua nella quale è stato scritto quel testo, ma predicano quel testo, e poi ha 160-180 discepoli, che credono ciecamente in ciò che loro dicono, senza aver mai letto quel testo, noi che cosa diremmo? Che quelli vanno fermati oppure no? Questo è il cristianesimo. Cioè, bisogna avere il coraggio di dirlo. E non c'entrano le traduzioni, eh? Poi le traduzioni adesso le vediamo, ma non c'entrano le traduzioni. Questa è la situazione. Ma è vera o non è vera questa situazione? Quanti di voi hanno letto l'Antico Testamento, pur essendo cresciuti in ambito cristiano? Tutto? Uno? Due? Tutto? Bene. Avete visto quante mani sono alzate? E normalmente crediamo, si crede, in quel libro lì, che viene predicato da persone che non conoscono la lingua, e viene predicato a pezzi, accuratamente scelti, da persone che non conoscono la lingua nella quale è stato scritto. Questo è il dato di fatto. Poi di qui in avanti poi si possono fare ovviamente tutti i ragionamenti possibili e immaginabili che si vogliono. Ma questa è la partenza. Allora per questo io dico che il Papa è molto fortunato. Perché il Papa dice, tra le altre cose, appunto, fare la guerra in nome di Dio è blasfemia, è satanico. Giosuè capitolo 10. In quel giorno Giosuè prese Macchedda, la votò allo sterminio con tutti i suoi abitanti, come aveva ordinato Yahweh. Poi Giosuè fece a Macchedda ciò che aveva fatto a Libna. Passò a fil di spada tutti quelli che vi abitavano e non mi lasciò alcun superstite. Poi Yahweh mise anche Lachis in potere di Israele. Ed egli passò a fil di spada a tutti i suoi abitanti. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente come aveva ordinato Dio. Allora, se fare le guerre in nome di Dio è satanico, questo è un libro satanico. Altrimenti ci prendiamo in giro. Perché quegli stessi che dicono che fare le guerre in nome di Dio è satanico, dicono che qui c'è il Dio Padre. E se c'è il Dio Padre, questo è un libro satanico. Non stiamo parlando di filologia, di esegesi, stiamo facendo dei ragionamenti che possiamo fare tutti, in assoluta semplicità. Perché abbiamo tutti la stessa intelligenza. E quando la leggerete, di roba del genere, ne troverete continuamente, perché la Bibbia racconta questo. Noi dobbiamo sterminare quelli là, perché dobbiamo metterci là dove stanno quelli, punto. Finito. Non c'è nient'altro. E quando avrete voglia di leggerla e poi leggerete senza filtri i salmi, vedrete che i salmi sono canti di guerra. Canti nei quali un po' una famiglia celebra se stessa e il suo comandante contro gli altri. E quando nei salmi si parla di salvezza, si parla di salvezza di quella famiglia rispetto ai nemici. Poi tutto questo è stato preso dalla teologia e trasfigurato, trasmesso, trasportato in quel mondo metafisico che la teologia ha elaborato e inventato.
Ma nella Bibbia quel mondo non c'è. Proprio non c'è. Quando dico che non c'è, questa è una cosa che ripeto sempre, io non dico che Dio non esiste. Non dico che i mondi spirituali non esistono, perché io dei mondi spirituali non so nulla. Io di Dio non so nulla. E quindi mi guardo bene dal parlarne. Non chiedete a me se Dio esiste o non esiste, perché non lo so. Non chiedete a me la verità, perché io la verità non ce l'ho. Non ce l'ho neanche per me, figuriamoci se la posso proporre a qualcun altro. Io vi dico solo, questo libro di quella roba lì non parla, punto. Come non ne parlano tutti gli altri libri dell'antichità. Questo purtroppo è finito nelle mani dei teologi. I teologi dovrebbero occuparsi di teologia. Infatti ogni tanto, in Sardegna, in Liguria, qualche teologo molto un po' arrabbiato, sia a Loano, sia dove ero, Olbia, sì, forse Olbia, mi ricordo, vicino a Cagliari, che mi ha detto, lei dice solo cazzate, perché io ho studiato teologia. Bene, lei ha studiato teologia, io invece studio la Bibbia, che con la teologia non c'entra niente. Tutto lì. Ed è una differenza sostanziale. Sostanziale. Perché se voi leggete anche gli studi degli ebrei pubblicati anche in rete, nella lingua ebraica non c'è neppure il termine che indica Dio. Non c'è. Nella lingua ebraica non c'è il verbo che indica creare. Creare dal nulla, poi non parliamone. Cioè, i concetti fondamentali, adesso poi li vediamo, non ci sono. Tant'è che per poter far dire alla Bibbia ciò che non dice bisogna introdurre le categorie esegetiche, interpretative dell'allegoria, della metafora, e qui veramente andiamo proprio oltre. Perché allora è un libro di cui non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo quando l'ha scritto, non sappiamo come fosse scritto, non sappiamo come fosse letto. Sappiamo solo che quello che leggiamo noi non è uguale a quello scritto in origine. Però pretendiamo di sapere che quelli che l'hanno scritto, che non sappiamo chi sono, quando scrivevano una cosa ne volevano dire un'altra. E guarda caso, quell'altra cosa è quella che interessa ai teologi. Leggo costantemente, perché potete immaginare tutte le robe che mi arrivano, quelli che seguono un po' le mie vicende in rete sanno. No, si sono detti, ma c'è appunto teologi che dicono, ma la Bibbia è al 50% letterale e al 50% allegorica. Allora ci mettiamo lì e diciamo questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Chi lo fa questo? Nessuno lo deve fare, perché chi lo fa in base alle sue idee. Allora io sono anni che faccio finta e lo dichiaro. Dico, facciamo finta che quando gli autori biblici, che non sappiamo chi fossero, scrivevano una cosa volessero dirci quella. Perché una cosa è certa, quella ce l'hanno detta, perché è lì scritta, quella l'hanno detta. Il resto, cioè che cosa volevano dire, sta nelle menti nostre. Nel senso che ognuno di noi è libero di pensare, ma quando ha scritto quello voleva dire che. Beh, questa è una cosa che pensi tu. La realtà è che ha scritto quello. Di lì in avanti è interpretazione personale. Che è ovviamente lecita, ci mancherebbe, no? Poi ognuno ha la sua fede, quindi è libero e doverosamente la deve seguire, ci mancherebbe. Però, attenzione, non possiamo dire, no, ma quello che c'è scritto non vale perché volevano dire altro. No, quello che c'è scritto intanto è scritto. Quel che volevano dire è opinabile. Quello che è scritto non è opinabile, è lì. E quando qui c'è scritto, li hanno passati tutti a fil di spada, vuol dire che li hanno passati tutti a fil di spada. E quando lo leggerete, scoprirete anche che quando dovevano distruggere una di queste famiglie, il re Saul, che distrugge diciamo, il popolo degli Amalechiti, figli discendenti del fratello gemello di Giacobbe, quindi non nemici, no? Fratello gemello di Giacobbe, beh, lui è uomo buono e giusto perché li stermina tutti. Sapete perché viene punito? Perché salva il re. E sapete perché salva il re? Perché era un maschio bello. Allora Dio lo punisce perché lui ha tenuto in vita uno. Questa è la morale della Bibbia. Cioè, se Dio ti ordina, li uccidi tutti, a partire dalle donne e dai bambini, tu sei uomo buono e giusto se li uccidi tutti.
Se ne tieni in vita uno, perdi il regno, perché Dio ti punisce perché hai tenuto in vita un uomo. Leggetela la Bibbia. Non fidatevi delle cose che vi dico. Leggetela. Quando il Papa dice, e questo non lo dice soltanto il Papa, ma lo riprende molto spesso, perché l'amore di Dio, la misericordia di Dio è eterna, questa è una cosa che viene ripetuta, ed è nei Salmi, eh? È nei Salmi. Salmo 136. Questa cosa qui, perché eterno è il suo amore, è detta un sacco di volte nel Salmo 136. Però bisognerebbe che quando, come ha fatto a Pasqua, il Papa di fronte al popolo dice, perché la misericordia di Dio è eterna, sapete che ha scritto un libro, no? Il nome di Dio è misericordia. Tra l'altro, quando leggerete la Bibbia, quando trovate la misericordia di Dio, per cortesia segnalatemela. Però dovete essere certi di averla trovata, eh? Perché eterno è il suo amore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insomma già qui è scritto quasi 20 volte. E va bene, quindi eterno il suo amore. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché è eterno il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro, perché è eterno il suo amore. Con mano forte e braccio disteso, perché è eterno il suo amore. Travorse il faraone e il suo esercito nel mare, perché è eterno il suo amore. Colpì grandi re, perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti, perché è eterno il suo amore. Diede la loro terra in eredità, perché è eterno il suo amore. In eredità a Israele suo servo, perché è eterno il suo amore. L'amore di Dio è eterno perché uccide i nemici di Israele e dà le loro terre a Israele. Questo è scritto, questa è la Bibbia di famiglia cristiana, non le mie traduzioni. Allora, quando si dice perché è eterno il suo amore, si cita il Salmo 136, bisognerebbe alzare la mano e dire, no ma scusa, ma me lo spieghi? E tutti noi che, anche chi non ha letto la Bibbia, conosce la vicenda dell'uscita dall'Egitto con l'attraversamento del Mar Rosso. A proposito di traduzioni, che sono dei tradimenti, l'uscita attraverso il Mar Rosso viene presentata come un grande, colossale miracolo di Dio. E peccato che nella Bibbia ci sia scritto che hanno attraversato lo Yam Suf, cioè il mare di canne, un canneto, non il Mar Rosso. E chi non conosce la lingua predica l'attraversamento del Mar Rosso, sapete, con i due muri di acqua, i vecchietti come me ricordano 10 comandamenti, certo onesto, no? Qualcuno lo ricorda, quella roba lì non esiste, non esiste. Hanno attraversato un canneto e la Bibbia nomina tre volte quell'attraversamento lì e tutte le tre volte c'è lo Yam Suf, e se c'è qualche ebreo tra di voi ci dirà cosa vuol dire Yam Suf, mare di canne. Ma quelli che lo predicano e che non conoscono la lingua, predicano l'attraversamento del Mar Rosso come grande miracolo di Dio, che non c'è, perché non c'è nella Bibbia. Tant'è che se voi prendete le Bibbie tradotte dagli ebrei, troverete il mare di canne, non Mar Rosso. Non sono traduzioni mie. Troverete mare di canne. Capite? Cioè, quindi, quando si parla di queste cose qui, si parla appunto di una struttura che predica la Bibbia sulla base di questi tipi di, diciamo così, di traduzioni. Ma traduzioni che diventano ancora più problematiche se si va ad esaminare i concetti fondamentali. Perché tutte le volte che ci si parla della, che ci viene parlato, ci viene predicato l'Antico Testamento e ci viene predicato Dio, ovviamente di che cosa si parla? Del Dio eterno, tant'è che addirittura il nome Yahweh, che è un nome che sarebbe bene non tradurre perché non c'è nessuna certezza sul significato di quel nome, quindi la cosa più corretta sarebbe lasciarlo così, molto spesso nella Bibbia voi lo trovate tradotto con eterno, cioè sappiate che quando nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto l'eterno, in ebraico c'è Yahweh. Ok? Non c'è l'Eterno, c'è Yahweh. Tutte le volte che trovate, e c'è 91 volte, tutte le volte che trovate il termine eternità, nella Bibbia c'è il termine ebraico Olam.
Olam viene sempre tradotto con eternità. Chi vuole venire qui dalla prima fila, magari il sindaco? Questo è il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica. Il termine Olam, questa è la versione italiana, prego. Al termine Olam, che viene tradotto con eternità, c'è scritto nel dizionario. Con eternità. Grazie. È scritto nei dizionari. Non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Eternità, tutte le volte. Ma questa roba qui non è scritta soltanto nel dizionario qui, poi leggiamo che cosa hanno detto i teologi il 6 marzo a Milano. È scritto ovunque. Ma chi vi predica la Bibbia vi parla di eternità nell'Antico Testamento. Ma l'eternità non c'è. Non c'è neppure il termine. Ed è scritto nei dizionari che non c'è. Perché viene sempre tradotto con eternità? Perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio, e beh, Dio, secondo le idee che i teologi elaborano su Dio, Dio è eterno. Dunque l'eternità da qualche parte ci deve essere. È solo che non c'è. Non c'è perché la Bibbia non parla di Dio. Dopodiché Dio esiste, io non ho niente da dire, ma ci mancherebbe. Questo riguarda la fede, la cosa non mi compete. Vi dico soltanto la Bibbia non ne parla. E non c'è neppure il termine eternità, ma voi lo trovate sempre tradotto con eternità. E chi ve lo predica, vi predica eternità. Io poi non so se chi ve lo predica questa roba qui la conosce oppure no. Se non la conosce, poverino, se la conosce è falso. Perché se la conosce non deve più parlarvi di eternità quando vi parla della Bibbia. Su questo non ci sono dubbi. Perché questo è scritto nei dizionari. Così come, se volete leggere una Bibbia, prendete la Bibbia di Gerusalemme, che è la Bibbia che ha tutta una serie di annotazioni della filologia domenicana, della École d'études bibliques di Gerusalemme, che è una delle scuole filologiche più vecchie, nel senso che è fondata più o meno a metà del 1800, eccetera. E quindi voi avete nella Bibbia di Gerusalemme le traduzioni normali e poi avete delle note che sono estremamente interessanti. Allora, siccome la teologia dice che Dio esiste, va bene, ok. Se Dio esiste è eterno, va bene, ok. Che se Dio esiste è onnipotente, allora onnipotente da qualche parte nella Bibbia ci deve essere. E se voi prendete, chi era che aveva la Bibbia? Possiamo prendere Genesi 17? Se voi prendete la Bibbia e leggete in Genesi 17, quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore, che è una delle traduzioni di Yahweh, gli apparve e gli disse: io sono Dio l'Onnipotente. Ok? In ebraico c'è sono El Shaddai. Nelle note della Bibbia di Gerusalemme. La traduzione onnipotente è inesatta. Il senso è incerto, si è proposto signore della montagna, ma sarebbe preferibile signore della steppa. Allora, questo che si presenta ad Abramo, nella ipotesi più accreditata, gli dice: io sono il signore della steppa. Voi che cosa trovate nelle Bibbie? Io sono Dio l'Onnipotente. Ma che non significa onnipotente, lo scrivono loro. E perché lo scrivono? Perché se c'è Dio, Dio deve essere per forza onnipotente. Ma la Bibbia non parla di Dio, quindi non parla dell'onnipotente. La Bibbia non parla di Dio, quindi non parla di eternità. Ma se nei dizionari c'è scritto non tradurre con eternità, la vogliamo smettere di tradurre con eternità? Visto che lo dite voi, non Mauro Biglino, che non conta nulla. Lo dite voi, lo scrivete nei dizionari. Non ci vuole niente. Io se devo cambiare una parola al libro Mondadori, scrivo all'editor e gli dico: senti lì, facciamo questa correzione nella ristampa, togli e metti questa. E la ristampa esce con la nuova...
ci mettono 10 secondi a togliere l'eternità e a togliere onnipotente dalla Bibbia. Ma sanno, lo scrivono nelle note, ma qui continuano a scrivere onnipotente. Perché? Perché io capisco che se poi un fedele legge la Bibbia e trova io sono il Signore della steppa, dice no, momento. C'è qualcosa che non quaglia. Però, se uno legge tutta la Bibbia, capisce che il Signore della steppa quaglia e come? Perché è coerente con tutto il resto. Invece onnipotente non è coerente con niente, perché lui col cavolo che è onnipotente. Non è riuscito a mantenere una promessa, una di quelle che aveva fatto. Altro che onnipotente. Aveva i suoi colleghi che lo frenavano. Quindi lui ha fatto quel poco che è riuscito a fare. Pensate che all'inizio ad Abramo aveva promesso: io ti darò tutto il territorio che è tra i due grandi fiumi, cioè dal Nilo all'Eufrate. In secoli e secoli e secoli sono riusciti a conquistarsi qualche praticello e qualche montagnola in Canaan. Altro che dal Nilo all'Eufrate, altro che onnipotente. Era il Signore della steppa. Signore della steppa è coerente con tutta la Bibbia, onnipotente è totalmente incoerente con tutto il resto che c'è scritto nella Bibbia. Totalmente incoerente. Il fatto è che noi non la leggiamo. Perché se la leggiamo ci chiediamo, ma come fa questo qui a essere così onnipotente e poi... non lo è, non c'è neppure. E lo dicono loro che non c'è, non io. Allora togliamolo. Allora, se in ebraico non c'è il termine che indica Dio, se non c'è il termine onnipotente, se non c'è il termine eternità, ma di che cosa stiamo parlando? Di un libro sul quale poi è stata fondata tutta la religione che conosciamo, che viene predicata da chi non conosce quella lingua, viene predicata a pezzi e viene creduta vera da chi non ha mai letto il libro. Questa è la realtà. E sono stati, devo dire, bravissimi, perché veramente meritano veramente il Nobel per il controllo delle coscienze. Ma veramente, perché sono stupendi. Poi si capisce anche come mai per tutta una serie di secoli queste cose qui sono state imposte anche con la violenza, con la proibizione magari di possedere le traduzioni, e quindi chi possedeva le traduzioni in lingue volgari le doveva consegnare al vescovo, perché poi c'è il rischio che qualcuno le capisca, no? C'è il rischio che chi le legge poi le capisca o comunque comincia a porsi delle domande. Però questo c'è, capite? E lo dicono loro. Quando, facciamo così, il 6 marzo a Milano, adesso dunque per fine mese, verrà messa a disposizione gratuitamente la trascrizione di tutto l'incontro, che la trascrizione è finita, adesso stanno facendo l'impaginazione, stanno mettendo una bella copertina, poi sarà messa gratuitamente a disposizione in rete, no? Di questo incontro che c'è stato il 6 marzo a Milano con i teologi. Quindi eravamo in 5, c'era un sacerdote, docente di teologia alla Facoltà di Teologia dell'Italia del Nord, il rabbino capo della comunità ebraica di Torino, e i rabbini, sapete, sono quelli che sono, come dire, accreditati a studiare e spiegare la Bibbia, quindi accreditati ufficialmente, e c'era un arcivescovo ortodosso e c'era uno dei più importanti biblisti italiani, che è un valdese che tra l'altro, abbiamo letto prima noi il... Olam, è il dottor Garrone, uno dei firmatari, cioè uno di quelli che scrivono i dizionari di ebraico aramaico biblico, quindi il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica, uno degli autori è quello che era seduto alla mia sinistra. E quindi abbiamo affrontato alcuni temi fondamentali. All'inizio avevamo... 4 domande uguali per tutti, con 5 minuti per rispondere, poi c'erano le domande del pubblico. La prima domanda era le certezze, non vi dico ovviamente le mie risposte, la prima domanda era le certezze che abbiamo su Dio. Il rabbino capo: non è possibile, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Quindi il credere in Dio sarebbe un assioma. Non abbiamo evidenze. Bene, biblista valdese,
Non posso dimostrare qual è la fonte della conoscenza, non posso dimostrarlo, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. Se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. E i miei cugini fondamentalisti cattolici, che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carta. Chiaro? Avete capito bene? Lo leggerete, eh? Se lo vorrete, sarà a disposizione per tutti. Teologo cattolico, docente di teologia, vorrei dire in un modo un po' tagliente che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe. L'incontro poteva finire qui. Di qui in avanti, per me è stata tutta discesa. Cioè nel senso che qua ci abbiamo messo, non, io non mi sono impegnato per farlo perché faccio altro, ma uno editori che ha organizzato questo incontro ci ha messo un anno e mezzo per trovare persone disponibili a venire a questo incontro, un anno e mezzo, perché volevamo esponenti alti, non tutti quelli che mi attaccano in rete che si stanno inventando interpreti, esegeti, conoscitori della Bibbia che sparano, di no, volevamo gente accreditata e insomma è arrivata gente molto in alto. Le risposte sono state queste. Dice, ma allora non abbiamo, la giornalista dice, ma allora non abbiamo certezze su Dio. La seconda domanda era, ma invece certezze sulle traduzioni? Anche lì. Perché sapete, vi ho detto prima, no? Che per far dire alla Bibbia cose che non dice, si introducono le categorie dell'allegoria e della metafora. E io dico, benissimo, allora, se l'allegoria e la metafora sono categorie da utilizzare, prendiamo il primo versetto della Genesi, in principio Dio creò i cieli e la terra, non vuol dire questo, ma in principio Dio creò i cieli e la terra, e quella è chiaramente un'allegoria, no? Cioè, siccome quei popoli non conoscevano come non conosciamo noi, ancora, come sia venuto all'esistenza l'universo, si sono inventati l'allegoria di uno che l'ha creato. Ah no, quello è vero, quello è letterale. No, momento. Momento. Chi è che stabilisce se un versetto è letterale o allegorico? Datemi la regola. Perché se io sono un fedele e mi voglio leggere la Bibbia, visto che la Bibbia sarebbe il libro che Dio ha dettato per raggiungere me, allora datemi la regola. Il fatto è che la regola non c'è. E quindi sono loro che di volta in volta stabiliscono ciò che fa comodo a loro, leggere in modo letterale o leggere in modo allegorico. E allora abbiamo parlato di questo e il rabbino capo, dottor Ariel Di Porto. Beh, il primo verso della Genesi è molto problematico, perché se voi leggete l'interpretazione che ne è stata data, troverete tutto il contrario di tutto. Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano quindi dalla tradizione rabbinica. Cioè, di nuovo, c'è qualcuno che ci dice, questo qui lo devi leggere in modo letterale, questo qui lo devi leggere in modo allegorico. Il biblista valdese, allora senza al minuto 48 e 39 secondi, allora senza dubbio, qui non ho dubbi, la Bibbia non va letta allegoricamente se prendiamo l'allegoria nel senso tecnico, cioè come è stata usata a lungo nella tradizione della Chiesa. Non va letta allegoricamente, sono d'accordo, sono 6 anni che dico facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto e vediamo che cosa ne viene fuori. Dunque l'allegoria è liquidata, la Bibbia va letta per quello che è scritto. Fantastico, ci metto la firma. La Bibbia va letta per quello che è scritto. Capite? Allora, dico, se queste cose qui le diciamo pubblicamente, capite che non c'è più bisogno di fare queste conferenze, io torno ad andare in bicicletta, come facevo prima. E quindi c'è questo problema qui, dove è venuto fuori che la Bibbia non va letta allegoricamente, e io sono molto. Ma tra l'altro queste robe qui non sono solo scritte qui, se voi prendete i libri di Sergio Quinzio, il teologo, che cita addirittura Gershom Scholem, cioè uno dei più importanti come dire, teologi, pensatori, cabalisti, ebrei, eccetera, dice che chi legge la Genesi, anzi la Torah, cioè i primi 5 libri dell'Antico Testamento, pensando di trovarvi dentro dei concetti spirituali, è vittima di una colossale illusione. Ma è vero. Non c'è niente di spirituale lì. Poi i mondi spirituali esistono, benissimo, i mondi spirituali esistono. Non ho niente da dire. La Bibbia non ne parla, la Bibbia non se ne occupa.
Punto. Dopodiché ognuno cerchi i mondi spirituali, colloqui con gli angeli, ma io non ho niente da dire, ma ci mancherebbe. Figuriamoci. Non ditemi solo che gli angeli sono quelli della Bibbia, perché lì qualcosa da dire ce l'ho. Tutto lì. Tutto lì. Allora, a dire che la Bibbia non va letta in quel modo lì, sono un sacco di teologi che lo dicono. È che poi, quando si parla alla gente, invece bisogna dire che c'è l'eternità, che c'è Dio onnipotente, che c'è la creazione, perché questo è, perché altrimenti, signori, cade tutto. Ma cade tutto, non nel senso che cade la Bibbia, cade tutto ciò che ci hanno costruito sopra, e la Bibbia finalmente torna fuori con la sua dignità, non di libro di favole, ma di un libro che racconta delle cose concrete. Infatti qualcuno mi dice, ma tu vuoi distruggere la Bibbia? No, io sto difendendo la Bibbia, non la voglio distruggere, la sto difendendo. Vi dico, guardate che lì c'è scritto questo, dopodiché fatene quel che volete, però sappiate che c'è scritto questo. Allora poi si parlava e diceva, allora va bene, quindi passiamo alle traduzioni. Ci sono delle cose che allora non sono condivise da tutti, certamente, e si è parlato appunto, per esempio, si è parlato di onnipotente, e l'arcivescovo ortodosso, per esempio, dice, ma in effetti io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro, io ho parlato prima, che dove tante volte si devono rivedere i testi biblici. Rivedere un testo dove tante volte si perde il senso della parola, come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Ma se non c'entra nulla, togliamolo. È così semplice, non ci vuole niente. Lo togliamo. Quando si è parlato di eternità, abbiamo letto prima, il biblista. Certo, ogni tanto, a mio avviso, c'è un po' troppo di precomprensione cristiana nella scelta dei termini di certi passi, cioè un po' troppo di precomprensione cristiana. Però si capisce che l'autore è un pio cristiano. E quindi sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori o imprecisioni nelle nostre traduzioni. Sfondiamo una porta aperta. Ma se la porta è aperta, questi errori qui li vogliamo togliere visto che sappiamo che sono errori? E se sappiamo che sono errori e continuiamo a scriverli, non sono più errori, sono falsità deliberate. Perché lui, quando dice non tradurre con eternità, lui a un certo punto, il biblista Valdesi, aveva detto, io mi stupisco che Biglino si stupisca di questo. Perché? Per quel che mi riguarda, di nuovo, si sfonda una porta aperta. Tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma se tutti i grandi dizionari, compresi quelli teologici, dicono quella roba lì, la vogliamo togliere eternità dalla Bibbia oppure no? La togliamo per l'eternità dalla Bibbia? Perché non c'è. Se non c'è, la togliamo. Il problema non è che si tratta di togliere un concetto, no, si tratta di eliminare una cosa che è stata artificiosamente aggiunta. E nel momento in cui sappiamo che è artificiosamente aggiunta, prendiamo atto del fatto che è falsa, se si continua a pubblicarla, no? Cioè, se io avessi veramente un errore così palese nelle mie traduzioni e me l'avessero fatto notare, intanto mi avrebbero massacrato immediatamente, ma io dalla ristampa del giorno dopo l'avrei tolto, no? Ma è ovvio, no? Se uno si accorge che è un errore lo toglie. Invece no, lo dicono tutti, ma adesso in questo momento nel mondo, da qualche parte, si stanno stampando migliaia di Bibbie con su scritto eternità. Se non c'è, la togliamo. Ma si è andati molto oltre. Il teologo cattolico, sentite cosa dice. Nel mondo semitico non esistono i concetti filosofici metafisici, non esiste il concetto né dell'eternità né dell'immortalità. Questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Il concetto di creazione dal nulla è fuori completamente dalla mentalità semitica. Non c'è. E se non c'è, basta. Non c'è. Tant'è che se voi leggete le opere di tanti altri teologi, dicono che, e di traduttori esegeti ebrei, tutti docenti universitari nelle università giudaiche, sia in America che in Israele, per esempio loro scrivono in libri come, sì ce l'ho,
In libri come questo, che sono libri della Jewish Publication Society, dove scrivono tutti questi rabbini, tutti docenti universitari, qui c'è scritto che il racconto della creazione non è altro che il racconto di una serie di suddivisioni in una certa situazione per mettere ordine. Rabbini, docenti universitari, la creazione non c'è. Non c'è, non ci sono i concetti metafisici. Il cristianesimo, sapete perché esiste? Esiste perché è esistita la filosofia greca, che è stata presa, cioè in particolare platonismo e neoplatonismo, e spinta dentro, a calci, nella Bibbia, per far dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Se non esistesse la filosofia greca, il cristianesimo non esisterebbe, l'ebraismo sì, perché l'ebraismo non ha nulla a che vedere con la filosofia greca. La filosofia greca è stata lo strumento grazie al quale è stato creato il pensiero religioso cristiano, calandolo, spingendolo dentro la Bibbia. Se togliamo quello, la Bibbia torna a essere quello che è, un libro nel quale una famiglia ha raccontato la storia del suo rapporto con un individuo, punto. Tant'è che un sacco di cose che io dico, gli ebrei le sanno benissimo, come poi parliamo del discorso della clonazione, eccetera. E uno dice, ma perché? Perché non ce le spiegano? Ma perché non hanno nessun motivo per spiegarcele? Perché il cristianesimo ha preso quel libro, che era appunto il racconto del rapporto tra una famiglia, non il popolo degli ebrei, la famiglia degli israeliti, perché gli altri ebrei andavano discendenti della stessa famiglia di Abramo, andavano sterminati. Attenzione, quindi non gli ebrei, gli israeliti, cioè i discendenti di Giacobbe che prende il nome di Israele. Il rapporto tra questi qui e il loro, finito, stop, è stato preso, è stato trasformato in ciò che non era, questo Yahweh è stato trasformato nel Dio onnisciente, trascendente, onnipotente, eccetera, eccetera, e quindi gli ebrei dicono, voi vi siete inventati, ci avete preso il libro, vi siete inventato ciò che avete voluto, adesso credete nelle cose che vi siete inventati, chi se ne frega, cioè noi non dobbiamo spiegarvi nulla, noi sappiamo, dicono, quello che è la Bibbia, è il nostro libro. Voi ce l'avete preso, ci avete costruito quel che volevate e adesso credete in quel che avete costruito, finito. Quando a gennaio Francesco è andato a, come fanno periodicamente, alla sinagoga di Roma e ha incontrato il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Rav Riccardo Di Segni, sorrise a bracci e baci, non sono d'accordo su nulla. Rav Riccardo Di Segni ha detto... chissà dove l'ho scritta, ha detto una cosa stupenda, ha detto noi non accogliamo il Papa, la potete verificare perché mi pare sia ancora anche in rete, noi non accogliamo il Papa per parlare di teologia, perché la fede non è oggetto né di trattativa né di scambio politico, cioè come dire di queste robe qui noi non parliamo, perché se si mettono a parlare la gente capisce che non sono d'accordo su nulla. E se la gente capisce che la Chiesa romana e l'ebraismo, che partono entrambi dalla Bibbia, non sono d'accordo su nulla, la gente si pone delle domande. Perché dice, com'è possibile che partono dallo stesso libro e poi... Ma è ovvio, perché per gli uni quel libro è una certa cosa, ben precisa. Per gli altri è stato fatto diventare un'altra cosa, altrettanto precisa, ma precisa nella sua fantasiosità. E quindi di questo loro non parlano. Nel modo più assoluto, tra di loro, soprattutto pubblicamente. Per cui anche quando la Chiesa dice agli ebrei voi siete nostri fratelli maggiori nella fede, io vi giuro, se io fossi un ebreo gli direi no. Come dire, glielo dicono pure, ma non pubblicamente. Io con la tua fede non c'entro niente. Tu mi hai rubato un libro. Io con la fede che tu hai costruito su quel libro non c'entro nulla, perché quel libro riguarda me, non te, non voi, riguarda noi, la famiglia degli israeliti, lì ci sono promesse che riguardano noi e se noi facciamo la nostra parte del patto, lui prima o poi dovrà fare la sua, ma che riguarda noi, non il mondo della cristianità, che è un mondo costruito artificiosamente. Per questo non discutono di teologia, tantomeno pubblicamente, perché altrimenti poi la gente capisce. E la gente non deve capire che non sono d'accordo, che non sono d'accordo su nulla. E
poi siamo andati avanti, arrivare ad un concetto, e qui ci colleghiamo perché riguarda proprio specificamente il cristianesimo. Ora, noi sappiamo che la dottrina ci dice in sostanza, noi siamo dei peccatori, perché i nostri capostipiti hanno commesso il cosiddetto peccato originale, noi nasciamo macchiati dal peccato originale, il peccato originale è quello che ha portato la morte e la sofferenza nel mondo, e quindi noi dobbiamo vivere con la speranza che attraverso i mediatori ritroviamo una conciliazione con Lui, il quale attraverso l'invio di suo figlio, che è stato mandato qui per essere massacrato, ammazzato e poi risuscitato, torniamo ad avere una speranza nella vita eterna che prima avevamo. Ma l'eternità nella Bibbia non c'è. Quando si è parlato di peccato originale, la domanda ha risposto per primo il Rabbino Capo. Qui ho un po' di difficoltà a parlarne, perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno, perché per gli ebrei il peccato originale non c'è. Perché nella Bibbia non c'è. E quindi lui giustamente dice, io ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offenderla, cioè, lì aveva i cristiani che credono nel peccato originale, e quindi dice, non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Il peccato originale è un concetto che ha cominciato a introdurre l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, dove lui dice che per colpa di un uomo, Adamo, il male, la sofferenza è entrata nel mondo e in grazia di quest'altro uomo, che sarebbe Gesù Cristo, no, si ritorna a sperare nel. E quindi il concetto di peccato originale comincia a elaborarlo Paolo e poi dopo lo prenderà Agostino, che ne fa veramente la grande favola. Il biblista valdese, sapete, il peccato originale sarebbe la disobbedienza, no, di Adamo ed Eva. Allora, tra Genesi 3, il racconto della disobbedienza, e Romani 5, cioè la lettera ai Romani in cui Paolo, dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Cioè, io sono d'accordo con lui, ma allora smettiamo, no? Si può chiedere dove la trova quell'idea, visto che non c'è. Il cattolico. Staccherei il concetto di peccato originale dal concetto clanico, cioè che se i genitori hanno peccato, i figli si tirano dietro le conseguenze. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Cioè, dobbiamo andare avanti? Andiamo a mangiarci una pizza, tanto non c'è l'eternità, non c'è onnipotente, non c'è immortalità, non c'è creazione dal nulla, non c'è il peccato originale. Di che cosa stiamo parlando? Di quello che dico da 6 anni, di un normalissimo libro di storia, uno dei tantissimi che l'umanità ha scritto nella sua storia. Finito. Non c'è il peccato originale. Ma se non c'è il peccato originale, qui abbiamo in sala Laura Fezia, che ha scritto un bellissimo libro che è Apparizioni Mariane, il grande imbroglio, e adesso ne sta preparando altri altrettanto duri, se non di più. Nel 1800, quindi è un libro che vi consiglio, nel 1854 Pio IX ha proclamato il dogma della Immacolata Concezione, che per molti cristiani significa che la Madonna ha concepito Gesù senza quella roba sporca che è il sesso. No. Immacolata Concezione significa che lei è l'unico essere umano nell'intera storia a essere nata senza la macchia del peccato originale. Ma se il peccato originale non c'è, tutti noi siamo nati senza la macchia. E quindi quel dogma è un dogma che dogmatizza il falso. O, nella migliore delle ipotesi, dogmatizza il nulla. Perché tutti noi siamo nati immacolati, perché il peccato originale non c'è. 1858, a Lourdes, a Bernadette Soubirous appare quella figura femminile che lei chiama Acherò, nella lingua pirenaica, dialetto pirenaico, che vuol dire quella là. Lei la chiamava sempre quella là, poi è diventata la Madonna quando la Chiesa si è, come spiega benissimo Laura, quando la Chiesa si è impossessata del tutto.
E quella là ha detto, 4 anni dopo il dogma, io sono l'Immacolata Concezione. Ma se era la Madonna, sapeva di che cosa parlava? Visto che il peccato originale non c'è? E se non era la Madonna, che cosa è stato fatto dire a quella là che forse non ha mai detto, perché serviva alla Chiesa che qualcuno avallasse quel dogma che dogmatizza il nulla? Bibbia di Gerusalemme. Sto mantenendo il patto, eh? Nessuna traduzione mia. Quindi chi non è d'accordo con me, non dico qui tra di voi, ma discutano tra di loro e poi dicono tra di loro sapienti, e poi dicono a noi ignoranti qual è la conclusione. Perché discutano tra di loro se non sono d'accordo, cioè discutano con chi ha redatto quei dizionari, discutano con la Bibbia di Gerusalemme che dice che non c'è onnipotente, discutano tra di loro. Noi stiamo ad aspettare, tanto c'è problema. Quindi se non sono d'accordo, se la piglino con loro, non vi sto dando neanche una mia traduzione, vi sto dicendo tutto ciò che dicono loro e ciò che c'è scritto nella Bibbia. Peccato originale, Genesi 3. Sapete, quando Adamo ed Eva, insomma, disobbediscono, tra l'altro qui bellissimo il discorso del libero arbitrio, la prima volta che Adamo ed Eva prendono una decisione autonoma gli fanno un culo così. Cioè questo è il libero arbitrio. Cioè vi lasciamo liberi di decidere, ma se non fate quello che vi diciamo noi, questo è libero arbitrio, a casa mia no, scusate. Cioè qualunque dittatore al mondo dice se non fai quello che ti dico io. E voi leggete la Bibbia, troverete sempre solo questo. Se voi fate quello che vi dico io vi aiuto. Se voi non fate quello che vi dico io vi stermino. Ma qui, non nell'aldilà, qui, vi stermino. Questo è il libero arbitrio del Dio della Bibbia. Per fortuna non è Dio, ovviamente, era un normale governatore come tutti gli altri. Allora, insomma, questi due prendono questa decisione autonoma, che significa poi, tra l'altro, quella di diventare autonomi dal punto di vista della riproduzione. Eva, con ogni probabilità, come è scritto anche nella letteratura rabbinica, si è unita sessualmente con uno di loro. Caino, con ogni probabilità, è figlio di uno di loro. Invece Abele è figlio del rapporto sessuale tra Adamo ed Eva. E poi adesso vi leggo una curiosità su Adamo quando gli presentano Eva. Allora, diciamo, la disobbedienza. Bibbia di Gerusalemme. Qui non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Cioè, quando Adamo ed Eva prendono quella decisione autonoma, gli Elohim dicono, e leggetelo nella Bibbia, leggetelo. Adesso l'Adam è diventato come uno di noi. C'è scritto, adesso l'Adam è diventato come uno di noi. Adesso che non abbia accesso alle, questo lo aggiungo io, no, diciamo, che non abbia accesso all'albero della vita. E quindi fuori di qui. Si tratta di una misura preventiva, perché gli Elohim hanno il terrore che gli Adam, che hanno capito certe cose, se hanno accesso all'albero della vita dove si fanno certe altre cose, possono diventare potentissimi e molto pericolosi per loro. Si tratta di un'azione preventiva. Quindi non è che li mandano via per punirli, li mandano via per evitare che diventino troppo potenti e poi diventano incontrollabili. Ma non è mica finita. E in rapporto al dogma del peccato delle origini, ascoltate bene, pagina 25, edizione del 2013, non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo in Romani 5, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Non bisogna cercarle qui, perché non ci sono. Non c'è il termine che indica Dio, non c'è l'eternità, non c'è onnipotente, non c'è creazione, non c'è immortalità, non c'è il peccato originale. Ma c'è bisogno di dire altro? E non sto parlando di traduzioni particolari, vi sto dicendo ciò che scrivono loro. È da un po' di tempo che io dico che faccio un vero lavoro da idiota.
Cioè il lavoro più stupido di questo mondo, vi sto leggendo quello che c'è scritto. Vi sto leggendo, che è veramente un lavoro da idiota, credetemi, eh? Vi sto leggendo ciò che c'è scritto. Allora, non ci sono tutte queste cose qui, e allora a questo punto la domanda successiva è stata, ma se non c'è stato, se non c'è stata creazione, chiede la giornalista, ma quindi secondo la lettura biblica si può davvero parlare di creazione di Adamo? Il teologo cattolico. Beh, Adamo è stato, puntini, è stato fatto, è una cosa un po' diversa, la giornalista. Ma lei si trova d'accordo con Mauro Biglino? No, vuol dire che è stato con qualcos'altro, è venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, una possibile allusione che l'uomo sia fatto d'altro, sì, fatto anche di altro. Capisco che non poteva andare oltre, ma l'uomo non è stato creato, è stato fatto di altro, esattamente come dice la Bibbia. Cioè, noi siamo un OGM. E quando è stata fatta Eva, allora, intanto la Bibbia dice chiaramente una cosa, Genesi, chi ha la Bibbia, Genesi 2. Versetto 23. Tanto la Bibbia, noi diciamo, l'uomo è stato creato nel paradiso terrestre. Allora, l'uomo non è stato creato. La Bibbia non dice neanche nel paradiso terrestre, ma dice che gli Elohim presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Quindi l'Adam è stato fatto da un'altra parte, poi l'hanno preso e l'hanno portato lì. E hanno portato solo i maschi, l'apostrofo Adam, che nella Bibbia alle volte Adam è indicato con l'articolo, cioè proprio l'Adam. Perché non è il nome di uno, indica una specie. E hanno portato lì i maschi, perché dice la Bibbia, perché custodisse e lavorasse quel luogo. Poi dice la Bibbia che dopo un po' di tempo Dio si accorse, perché prima non lo sapeva, che la compagnia degli animali per l'Adam non era sufficiente. Se ne accorge dopo un po' Dio, eh? Non era in grado di prevederlo. E allora decide di fargli la femmina. E per fargli la femmina, come scrivono i genetisti con i quali sto collaborando e lo stanno scrivendo nei libri, hanno attuato un protocollo di clonazione che è uguale a quelli che abbiamo noi oggi, salvo un passaggio intermedio che nella Bibbia non c'è, poi se volete ne parliamo. Quindi inducono nell'Adamo un sonno profondissimo, gli prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva che viene tradotto con costola, chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fabbricano la femmina e la presentano ad Adamo. La Bibbia, che ha sintetizzato racconti molto più antichi dove questo processo qui è descritto nei particolari, ci dice che appunto loro decidono di fare la femmina e gliela fanno. Io vado a mangiare a casa di Laura Fezia, la scrittrice di cui vi dicevo prima, e le dico: Laura, questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Che vuol dire? Che tutte le altre volte me l'hai data scotta. Non è vero, eh? Era per fare una... Ti dico: oh Laura, questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Gli Elohim presentano la femmina all'Adam. E l'Adam, traduzione di famiglia cristiana. Allora l'Adam disse... Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta. In ebraico c'è addirittura l'articolo, questa la volta. E gli ebrei che lo traducono in inglese traducono finalmente. At last, finalmente. Questa qui è quella giusta. Cioè quelle che mi avete dato prima... Ma nella letteratura rabbinica c'è scritto che lui ha rifiutato altre femmine. E qui c'è un gioco di parole che è stupendo. Guardate, è scritto nella Bibbia che avete in casa, non nelle mie traduzioni. Basta leggerla con un po' di attenzione. Ed è un libro di un fascino incredibile, incredibile. Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Le altre l'avete fatte, non andavano bene. Io mi immagino Dio che dice: Madonna, che culo, finalmente stavolta gli è piaciuta. E quindi sarà chiamata, purtroppo in italiano questo non rende, tant'è che qui giustamente mettono le parole in ebraico,
perché in ebraico, e quindi giustamente qui hanno lasciato le due parole in ebraico. Quindi sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta, che in italiano, nelle traduzioni non rende nulla. In ebraico invece è chiarissimo. Sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta. Ish indica individuo maschio. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al maschile Ish. Quindi deriva da un Ish, quindi è una Isha. Diciamo, deriva da un uomo, quindi è una uoma. Dice, questa volta finalmente l'avete fatta da me. Questa qui è giusta. Qui, sto continuando a mantenere il patto. Però appunto, basta leggerla. Ripeto, abbiamo tutti l'intelligenza per capirla. Tutti allo stesso modo. C'è nessun problema. Basta leggerla con un po' di interesse, un po' di attenzione, se possibile liberandoci da quei filtri che ci hanno messo davanti, per cui uno, lei già questa volta è osso delle mie ossa, carne delle mie... No, momento, questa volta vuol dire le altre no. Cioè, su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi, le altre no. Allora, Adamo è stato fatto, non c'è onnipotente, non c'è eternità, non c'è il peccato originale. Cioè, nei prossimi anni, parzialmente lo sta già facendo, la Chiesa abbandonerà l'Antico Testamento perché non è più sostenibile. Nel 2008 già... la congregazione De Cultu del Vaticano ha mandato una circolare che trovate in rete, quindi non è segreta, ai vescovi e sacerdoti dicendo di non usare più nella liturgia il nome Yahweh perché non è cristiano. 2008. In effetti, e man mano che si andrà avanti, cioè loro lo sanno già da... È che adesso la comunicazione si sta diffondendo, per cui non possono più tenerla sotto controllo come facevano ancora fino agli anni 50 o 60. E quindi l'Antico Testamento pian piano verrà abbandonato, perché non lo possono più sostenere, ovviamente, perché è evidentissimo. E quindi il tutto poi si punterà sul Nuovo Testamento. Il problema è che siccome il Nuovo Testamento esiste, o meglio, diciamo, quel personaggio lì, la figura cristica, esiste... in quanto figlio del Dio Padre, che è il Dio dell'Antico Testamento, ed esiste in quanto è stato mandato per riparare al danno mortale provocato dal peccato originale. Ma se nell'Antico Testamento non c'è il Dio Padre, non c'è il peccato originale, Gesù Cristo? Cioè, è inutile negarselo, se non c'è quello, non c'è questo. Non è che dice abbandoniamo quello e puntiamo su questo. Puntiamo su questo se la gente continua a non riflettere. Ma se si riflette non si può puntare neanche su questo. Il che non vuol dire che quello lì, cioè Yeshua ben Yosef, non sia, che tra l'altro noi chiamiamo Gesù ma dovremmo chiamare Giosuè, come io chiamo nei libri. Perché lui si chiama Giosuè, come tutti gli altri Giosuè della Bibbia. Però se si chiama Gesù almeno lo si rende unico. No, lui si chiamava Giosuè, finito. Gesù poi è la latinizzazione, però se tutti gli altri li chiamiamo Giosuè, lui guarda caso Gesù. No, lui è Giosuè come tutti gli altri. Quindi questo Giosuè è esistito. Io, diciamo, sono tra quelli che pensano che possa essere esistito. Ma non c'è nessuna prova storica, sia ben chiaro. Per questo dico, sono tra quelli che pensano che possa essere esistito. Perché anche i cosiddetti autori romani che parlano di quel gruppo lì, non parlano di lui, parlano dei cristiani, cioè di una setta che farebbe capo a uno che chiamavano Cristo. Ma quando Tacito parla di questa setta, poi la chiama superstizione, il che vuol dire che lui per primo pensava che non esistesse, perché altrimenti non l'avrebbe definita superstizione. Per cui non c'è nessuna prova storica. Ma io sono tra quelli che tendono a pensare che quel rabbi giudaico, giudeo, messianista, antiromano sia esistito. Poi su quello è stata costruita, grazie al pensiero greco, platonico e neoplatonico in particolare, la cosiddetta figura cristica. E per costruire la figura cristica l'hanno collegata ad un Dio Padre nell'Antico Testamento che non c'è e gli hanno dato come giustificazione il peccato originale che non c'è. Quindi la figura cristica non ha motivo di esistere.
Io nei libri Mondadori dicevo prima che ho avviato un'analisi parallela, lì c'è la prima, qui in questo libro qui la Bibbia non parla di Dio, c'è la prima parte, nell'altro libro che è uscito una settimana fa e che stasera qui è già finito tutte le copie che Mondadori ha mandato. Continuo con la tecnologia e faccio un'analisi parallela tra Antico Testamento e testi greci. In particolare lì c'è Omero, per far vedere come in realtà raccontino esattamente la stessa storia. Cioè ci parlano esattamente degli stessi individui, che la Bibbia chiama Elohim e che i testi greci chiamano Theoi. E che gli indiani chiamano Deva, e che in Stati Uniti, cioè scusate, nelle Americhe, erano i Viracoches, che sono i Tuatha De Danann o gli Asi del Nord, ma sono sempre loro. Sempre hanno le stesse caratteristiche fisiche, stesse attitudini, stesse esigenze neurofisiologiche, si muovono nello stesso modo, utilizzano le stesse tecnologie, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi lì, in questo libro che invece è ancora rimasto, tra l'altro questo qui è passato, io me ne sono accorto dopo, è passato nella collana Oscar bestseller dopo che ha avuto un sacco di ristampe, perché non lo sapevo neanche io, e quindi... Lì ho cominciato e poi, ho proseguito nell'altro, ripeto che è uscito 8 giorni fa, e, proprio per far vedere come i popoli antichi ci abbiano raccontati tutti in realtà la stessa storia. E se si applicasse all'Iliade dell'Odissea la stessa metodologia, cioè le stesse categorie esegetiche e filologiche che si applicano alla Bibbia, noi inventeremmo il monoteismo omerico. Per fortuna mai è venuto in mente ad un teologo di fare una roba del genere. Perché altrimenti saremmo qui a discutere della teologia omerica. Per fortuna non è mai venuto in mente a nessuno, per cui ci limitiamo a parlare della teologia biblica, ma i racconti sono gli stessi. E la cosa interessante è che se noi prendiamo una cosa di cui nessuno più ci parla, perché ovviamente nel momento in cui, dopo il concilio di Nicea, quando dei più o meno 40-50 cristianesimi diversi che venivano predicati in origine, Costantino ha riunito i vari rappresentanti a Nicea e gli ha detto: adesso voi uscite di qui con uno, tutti gli altri li buttiamo via e li facciamo scomparire. Quindi definite voi una verità, non importa quale, sceglietela voi, tutte le altre le dichiareremo eretiche e le faremo scomparire. Per votazione hanno scelto quella che noi crediamo, cioè quella che ci viene insegnata. Se per votazione ne avessero scelta un'altra, noi ne crederemmo un'altra. Hanno scelto questa, va bene. Dopodiché tutto ciò che vivevano e dicevano i primi cristiani, ovviamente si è cercato di farlo scomparire. Poi per fortuna delle opere ci sono arrivate, come per esempio quelle di Celso, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, che è vero, Celso è stato poi considerato uno degli eretici, ma quelle per esempio anche di Giustino Martire, che è invece un santo ed è uno dei padri della Chiesa. Allora sentite cosa dice Celso nella sua opera che è Il discorso vero, al capitolo 5, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, e quindi sta parlando delle varie credenze dei cristiani. Dice: ebbene, tralasciamo tutti i punti in cui si potrebbe confutare quello che chiamano il loro maestro, e consideriamolo pure un autentico messaggero. Ora, è stato lui il primo e l'unico a venire quaggiù, ne sono venuti in precedenza anche altri. Se intendono, qui parla dei cristiani, se intendono affermare che è l'unico, lì si può cogliere in flagrante menzogna e in contraddizione. Essi affermano infatti che ne sono venuti spesso anche altri, persino in numero di 60 o 70 alla volta. Avete capito? E dicono anche che sulla sua stessa tomba ne venne uno, o secondo un'altra versione due, e risposero alle donne che era risorto. Il figlio di Dio, a quanto pare, non riuscì ad aprire da solo la tomba, ma ebbe bisogno di un altro che smuovesse la pietra, e questo è evidentissimo, si capisce dai Vangeli. Un altro messaggero si presentò al carpentiere per la gravidanza di Maria, poi vi racconto alcune curiosità, e un altro ancora per farli fuggire in Egitto. Egli è ben lungi dall'essere il solo di cui si narri che è venuto a visitare il genere umano. Secondo secolo dopo Cristo.
I cristiani dicevano che di questi ne erano arrivati anche in gruppi di 60-70 alla volta. Tutta questa roba qui deve scomparire perché è stata scelta la verità per la quale quello lì è l'unico figlio di Dio e quello noi dobbiamo credere. Ma i primi cristiani non credevano questo. Giustino Martire, padre della Chiesa, santo. Nella sua Apologia dei Cristiani, diciamo coevo di Celso, lui scriveva all'imperatore Antonino Pio. E scriveva all'imperatore Antonino Pio per dire: ma perché perseguitate noi cristiani? Perché? E sentite che cosa dice. Il nostro, quello in cui noi crediamo, è come i vostri. Voi sapete infatti di quanti figli di Zeus parlino gli scrittori vostri, che sono come il nostro, Ermete, che è il logos interpretativo, Asclepio, che curava, Eracle. Se poi qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso, anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. Se poi diciamo che è stato generato da una vergine, anche questo sia per voi un elemento comune con Perseo. Quando affermiamo che egli ha risanato zoppi e paralitici, tutto questo è uguale al vostro Asclepio. Cioè, il padre della Chiesa, santo, dice: ma perché ve la prendete con noi che seguiamo uno che è esattamente uguale a quelli che seguite voi? Non c'è nessuna differenza, e questo è evidentissimo. E lo dice un padre della Chiesa. Dice: ma perché ve la prendete con noi? Il nostro è come i vostri. Uguale, non c'è nessuna differenza. Capite? Poi arriva il concilio di Nicea, poi quello di Costantinopoli, e quindi noi abbiamo il credo niceno-costantinopolitano. No, io credo in Dio onnipotente, creatore, dice, tutta una roba che hanno inventato lì, ma che prima non c'era, in gruppi di 60 o 70. Noi abbiamo la bella storia di Maria che viene visitata da Gabriele. Ora, Gabriele è un termine ebraico che non è un nome, è un termine funzionale, significa Gever di un El, cioè uno che esercita il potere per conto di un El. El è l'identificazione al singolare del termine Elohim, in sostanza, e indica i potenti, cioè quelli che hanno il comando. Quindi il Gever di un El, che in ebraico si chiama stato costrutto, Gever di un El diventa Gavriel, cambiamento di lunghezza delle vocali, eccetera, diventa Gavriel. Quindi un Gavriel incontra Maria e lei rimane incinta senza conoscere uomo. Di queste robe qui nell'Antico Testamento ne sono avvenute molte. Cioè molti El visitavano le donne della famiglia abramitica e dopo che loro le visitavano quelle rimanevano incinte. Questa roba qui si ripete costantemente nell'Antico Testamento. Però attenzione, nei testi coevi di... cioè quindi paralleli ai Vangeli, si racconta per esempio del fatto che Giuseppe temeva che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Ora, questa roba qui nei Vangeli canonici ovviamente è scomparsa, perché Giuseppe deve essere uno che ha accettato la volontà di Dio. Non era così. Lui pensava e diceva: ma se è così, quindi lei dovrebbe essere lapidata. Insomma, si poneva tutta una serie di problemi perché temeva che uno si fosse fatto passare per un altro. C'è, e quindi, cioè, come dire, la storia è diversa da quella semplice che ci viene raccontata, no? Perché un Gever di un El, che un Gabriel, per esempio, si presenta a Daniele. Daniele, sapete, il profeta, e qui c'è una cosa curiosa. Quando Daniele lo vede arrivare, dice: vidi arrivare un Ish, abbiamo detto prima, vide arrivare un individuo maschio. E nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto che arrivò volando con leggerezza. In ebraico e nei dizionari di ebraico e nei dizionari di etimologia, questo un dizionario italiano, un dizionario inglese e un dizionario di etimologia inglese, dove è citato quel versetto,
viene tradotto esattamente, quindi non sono io che lo traduco così, viene tradotto esattamente ciò che c'è scritto in ebraico. Arrivò essendo pesantemente affaticato. Nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto arrivò volando con leggerezza. Perché? Perché siccome Gabriele viene considerato un angelo, gli angeli possono solo arrivare volando con leggerezza. Ma Gabriele non è un angelo e arriva stanco. Così è scritto. È qui, eh? È qui. È qui. Non vi sto dando la mia traduzione, sto mantenendo il patto. È qui. Vi cito tutti i dizionari che volete. Li confrontate. Sono le fotocopie delle pagine. Quindi un ish visita, un individuo maschio visita Maria e lei rimane incinta senza conoscere Adam, cioè senza conoscere uno appartenente alla specie degli Adam. Quindi è probabile che lo Spirito Santo sia entrato dal solito posto. Il gesuita Jean Danielou, accademico di Francia, teologo, professore all'Istituto Cattolico di Parigi, ha condotto uno studio sulla figura di Gabriele e sulla figura dello Spirito Santo. Sapete che nei Vangeli c'è scritto che lo Spirito Santo copre la Madonna, coprirà la Madonna con la sua ombra e lei rimarrà incinta. Bene, lui conduce tutto uno studio, sto semplifico, per dire che lo Spirito Santo non è altro che la trasposizione cristiana del tema giudaico di Gabriele, gesuita, accademico di Francia, docente all'Istituto Cattolico di Parigi. Gabriele è lo Spirito Santo è la trasposizione in chiave cristiana della figura di Gabriele. Quindi, gesuita, eccetera, 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 a coprire la Madonna è stato Gabriele, che i cristiani chiamano Spirito Santo. Quando Gabriele va a visitare la Madonna, in greco le dice Kaire che caritomene, no? Ave piena di grazia, gioisci piena di grazia. Che caritomene in effetti è aggettivo, la forma medio passiva del perfetto del verbo carito, che vuol dire rendersi graziosi, ma graziosi fisicamente, belli. Quindi il suo saluto potrebbe essere stata gioisci tu che ti sei fatta bella. Perché questo è il significato letterale del verbo carito. Qualche volta dico ciao bella gnocca. Cioè nel senso che nel libro 6 della Genesi c'è scritto che i figli maschi degli Elohim videro che le femmine degli Adam erano belle e ne presero per compagne quante ne vollero. Quindi il fatto che scegliessero delle femmine belle parte dall'inizio della Bibbia. Quindi questo sarebbe coerente con tutto il resto del discorso. Dico sarebbe perché io non so se le cose stanno così, ovviamente. Non lo so, non ho le prove. Faccio sempre finta che sia vero ciò che c'è scritto. E vedo se ciò che c'è scritto ha una sua coerenza. Che non vuol dire che sia la verità, perché io la verità non ce l'ho. Ma è coerente. Questi le sceglievano belle per fare le cose che dovevano fare. Gabriele sembra dirle, gioisci tu che ti sei fatta bella. E se Gabriele è, lo dice il gesuita, la trasposizione, se lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana di Gabriele, cioè unisce un individuo maschio, nei Vangeli c'è scritto che un individuo maschio, facente le funzioni di un Gabriel, ha coperto Maria e lei è rimasta incinta. Ripeto, non so se è vero, ma è coerente. Dopodiché fatene quel che volete. Nei testi c'è anche scritto che Giuseppe aveva il forte timore che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Insomma, è molto probabile che tutta questa storia vada riscritta. Adesso però chiedo ai capi perché mi hanno detto, a un certo punto di darvi la possibilità di bere qualcosa e poi riprendiamo. In uno dei forum dove ci sono molti che non mi vogliono tanto bene, li capisco,
questo qui è un forum ebraico, un forum importante, si chiama Consulenza Ebraica, c'era scritto: certo, Biglino difende la tesi che la Bibbia non parli di Dio, quindi qui a scrivere sono esegeti ebrei. Tuttavia, pur nella plausibilità che alcuni testi biblici all'origine non avessero Dio in senso stretto come protagonista, questi scritti sono stati in seguito usati e per questo conservati, altrimenti sarebbero andati persi, e quindi per questo conservati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Questi testi sono stati poi più volte rimaneggiati, rifusi, rivisti e corretti da quelli che erano interessati a parlare di Dio e poi in seguito ancora variamente interpretati da quelli che volevano parlare di Dio. In altri termini, la Bibbia è il testimone e il frutto di una lunga ricerca di Dio non ancora terminata. Questa ricerca non è mai stata univoca, uniforme, pacifica e priva di errori. La storia ci testimonia una ricerca assolutamente varia, spesso equivoca, multiforme, violenta e piena di passi falsi. Io sottoscrivo tutto. Cioè, la Bibbia è un libro che è stato usato da chi vuole parlare di Dio. Non è il libro che Dio ha ispirato per parlare a noi di Lui. È tutta un'altra, è proprio il ribaltamento. E io sono d'accordo, la Bibbia è stata usata dai teologi che vogliono parlare di Dio e hanno scelto quel libro. E questo è significativo, molto significativo. Vi dicevo prima delle traduzioni, abbiamo visto prima, per esempio, non so, Daniele, no? Che vede arrivare un Ish, cioè vede arrivare Gabriele che arriva volando leggermente, quando invece poi nei dizionari c'è scritto che questo arriva essendo pesantemente affaticato. C'è un altro racconto nel libro dei Giudici, siamo nel capitolo 6 del libro dei Giudici, quando uno dei cosiddetti angeli, in ebraico sono chiamati Malachim, incontra Gedeone, insomma fanno una serie di cose, e dopodiché, tra l'altro, lì a Gedeone viene detto: stai tranquillo, non morirai, perché incontrare uno di quelli non era mai piacevole, cioè c'era sempre il rischio di essere ammazzati. Gli angeli, E quindi gli dice, cioè lui era un po' preoccupato, gli dice: stai tranquillo, insomma, per questa volta anche hai visto uno di loro, non morirai. Ma fanno una serie di cose, tra cui appunto parlano, eccetera. Poi l'angelo gli dice: preparami del cibo, quindi lui va, torna a casa, l'angelo sta lì ad aspettarlo, prepara della carne, lessa, dentro del brodo, torna con la carne, con il brodo, e lui gliela fa mettere su una pietra, e poi con un oggetto cilindrico gliela incendia, e quindi incendia la carne, che brucia sia la carne che il brodo. Dopodiché, in tutte le Bibbie, che, e quindi se l'amico che ha la Bibbia vuole andare a vedere, nel capitolo 6 dei Giudici al versetto 21, Giudici 6 capitolo 21, cosa c'è scritto? Possiamo leggerlo? C'è il microfono, arriva. L'angelo di Dio stese quindi l'estremità del bastone che era la sua e toccò la carne e i pani non fermentati, e un fuoco ascendeva dalla roccia e consumava la carne e i pani non fermentati, in quanto all'angelo di Dio svanì alla sua vista. Ok, svanì alla sua vista. Se voi avete delle Bibbie in casa, andrete a vedere, potrete trovare svanì, disparve, scomparve, eccetera, eccetera, eccetera. In ebraico c'è scritto: se ne andò camminando. Perché? Perché i malachim biblici non sono gli angeli spirituali con la luce, sono individui in carne ed ossa, e quindi camminano. Per la teologia, siccome gli angeli devono essere entità spirituali, quando se ne vanno scompaiono alla vista. No, se ne vanno camminando. Finito. Semplicissimo. Tutto coerente. Non c'è bisogno di inventare niente. È tutto coerente. Degli angeli, dei cosiddetti angeli, dei cosiddetti teoi, vi dicevo prima, no? Che tutti ci raccontano la stessa storia, quindi anche lì, nel libro Mondadori, quello lì, che è lì, parlo dei teoi omerici. Di questi qui, cioè dei teoi, che sarebbe il termine greco per indicare gli Elohim biblici, ci parla anche l'Apostolo Paolo.
E quindi se ne parla l'Apostolo Paolo, bisogna che i cristiani gli credano, perché Paolo è il fondatore del cristianesimo. E nella prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 8, Paolo dice: anche se infatti vi sono delle pretese o cosiddette divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, ma per noi ce n'è uno solo. Come di fatto ci sono, ma per noi conta uno. Questo, secondo i termini usati dai sapienti, non si chiama monoteismo, si chiama monolatria. Monolatria vuol dire essere consapevoli dell'esistenza di molte, chiamiamole così, divinità, ma sceglierne una e adorare quella, punto. Paolo era un monolatra, non un monoteista. Lo dice qui. Come di fatto vi sono, e se lo dice Paolo i cristiani ci devono credere, per forza, è il fondatore del cristianesimo. Ma dice qualcosa di più Paolo in un'altra lettera che adesso vi dico, parlando di questi qui, cioè dei cosiddetti angeli, che pagina è? Che sono. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 13, dice: non dimenticate l'ospitalità. Perché prima, mentre prendevamo il caffè, qualcuno mi diceva: ma questi qui sono qui in mezzo a noi, no? Buono, si riconoscono, non si riconoscono, eccetera. Non dimenticate l'ospitalità. Per mezzo di questa, infatti, alcuni, senza saperli, hanno ospitato, senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. Cioè, sono talmente simili a noi che non li avete riconosciuti. Quindi, se qualche estraneo vi chiede ospitalità, dategliela, perché magari è uno di loro. Lettera agli Ebrei, traduzione di Famiglia Cristiana. Cioè, ce lo dicono dappertutto. Poi è chiaro che la religione monoteista deve, come dire, arrampicarsi sugli specchi, ma questo c'è scritto. Questo c'è scritto. Ed è quello che vi dicevo all'inizio, no? Che faccio il lavoro più stupido di questo mondo. Vi leggo quello che c'è scritto. Dopodiché ci vengono spiegate un sacco di cose che vanno tutte bene, per carità. Poi ognuno con la fede sceglie quello che vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui uno fa la scelta e fa anche una scelta di fede, almeno sappia quello che c'è scritto. C'è scritto che Paolo dice che gli dèi sono molti, che si possono ospitare degli angeli senza accorgersi di ospitare degli angeli. C'è scritto che onnipotente non è onnipotente, c'è scritto che non si parla di creazione, non si parla di peccato, quello c'è scritto. E poi c'è ciò che ci viene raccontato. Ma quando ascoltiamo ciò che ci viene raccontato, se leggiamo la Bibbia, almeno noi sappiamo che cosa c'è scritto, perché altrimenti ascoltiamo soltanto le spiegazioni. Ed è per questo che io dico è fondamentale, spesso vengono sulle mie pagine Facebook anche a scrivere, li trovate scritti lì, no? Non leggete i libri di Biglino. Io invece vi dico, leggete i libri dei teologi, leggeteli, però così come è giusto fare con i miei, leggeteli con la Bibbia a fianco, come con i miei, uguale, uguale, uguale. Voi prendete un mio libro e vi mettete la Bibbia lì, in modo che quando io, non ci sono più, quando io cito un versetto, voi andate a vedere lì sulla Bibbia, ma fate lo stesso con i libri dei teologi, e dopodiché scegliete voi. Però l'importante è che quando si legge una spiegazione, non è un caso che io nei miei libri metto i versetti ebraici con la traduzione, poi ripeto, però andate a verificarli, non fidatevi, però fatelo anche con i libri di teologia, perché altrimenti uno corre il rischio di leggere la spiegazione senza sapere cosa c'è scritto veramente nel testo su cui quella spiegazione è stata elaborata, e questo è sbagliatissimo, no? Ma non vale solo per la Bibbia, cioè se io leggo delle interpretazioni di Pinocchio, per prima cosa devo leggere Pinocchio
E poi leggerò le spiegazioni, sapete, su Pinocchio ci sono, no, interpretazioni psicanalitiche, psicologiche, religiose, pedagogiche, eccetera. Però se non conosco Pinocchio è inutile che legga i libri scritti su Pinocchio. O comunque, quando leggo i libri su Pinocchio mi tengo Pinocchio vicino, in modo che quando citano un certo passo me lo vado a leggere. Facciamo così anche con la Bibbia, perché poi nella Bibbia ci sono scritte queste cose qui. Capite? Altrimenti, ripeto, ascoltiamo soltanto le spiegazioni, e le spiegazioni sono molto spesso, ovviamente, molto ben costruite. Sono talmente ben costruite che sono scritte molto spesso come se la Bibbia non esistesse. Perché ve l'ho detto prima, leggete la Bibbia e quando trovate dei passi dove sia affermato e documentato l'amore di Dio per l'umanità, attenzione, non per Israele, per l'umanità, per cortesia segnalatemeli. Quando si parla dell'umanità, cioè Dio che ama tutta l'umanità, segnalatemeli. Perché io ho qualche difficoltà a trovarli. Il problema qual è? Che uno dei problemi, è questo. Se volete provare a leggere la Bibbia in un modo che vi aiuti a capirla di più, leggete la Bibbia che avete in casa con questo accorgimento. Quando trovate Dio, voi lo togliete e non ci mettete nessuna traduzione, ma ci mettete il termine che hanno usato gli autori biblici, Elohim. Non chiedetevi cosa vuol dire, perché tanto nessuno al mondo sa che cosa voglia dire esattamente. Per cui ogni volta che si tenta di dare una traduzione è comunque un qualcosa che poi deve essere spiegato, perché non si sa. Però, siccome la Bibbia deve parlare di Dio, l'esegesi teologica ha scelto di tradurre Elohim con Dio. Ok? Quando voi trovate Altissimo, voi lo togliete e ci mettete il termine ebraico, Elion, che in ebraico significa quello che sta sopra. Quando ci trovate Signore, perché è sempre così, Signore o Eterno, voi ci mettete Yahweh, che è esattamente il termine che c'è nella Bibbia ogni volta che in italiano c'è il Signore o Eterno. E anche queste sono due traduzioni che nulla hanno a che vedere con l'eventuale possibile significato di questo nome, che non si sa qual è. Tant'è che in quello studio, in quel libro dei rabbini che vi ho fatto vedere prima, addirittura ci sono alcuni che ipotizzano che Yahweh sia la trasposizione della esclamazione che pronunciavano quando lo vedevano arrivare: ecco è lui. Capite? Lo scrivono i rabbini, eh? Cioè sarebbe diventato il nome quando dicevano ecco è lui. Quindi pensate, uno che vede Dio arrivare. Ok? Perché se voi fate questa sostituzione qui, che significa sostituire delle traduzioni, lo dico proprio tranquillamente, fantasiose, con i termini originali, quindi non facciamo nessuna traduzione, così rispettiamo esattamente il testo, voi avrete una sensazione immediata, perché quando leggete così, voi trovate Dio ha fatto questo, l'Altissimo ha fatto quest'altro, il Signore, l'Eterno, e quindi la sensazione ovviamente è che è sempre Lui. No, se voi la leggete così capirete, ma lo capirete rapidissimamente, che quando gli autori biblici usavano questi termini si riferivano a identità diverse. Lo capirete immediatamente, senza bisogno di tradurre, perché se si comincia a tradurre si comincia a discutere. Allora non traduciamo, così non discutiamo. Voi capirete che questo qui è il capo, che questi qui erano tanti e che questo qui era uno di quelli. Lo capirete chiarissimamente. Chiarissimamente. Perché per esempio voi leggerete Deuteronomio 32, quando l'Altissimo, quando Elion distribuiva alle nazioni la loro eredità,
quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini del popolo. Porzione di Yahweh è il suo popolo, Giacobbe è la parte della sua assegnazione. Cioè, quando Elion divideva, a lui è toccato Giacobbe. Capite? Versetto 12. Yahweh da solo lo guidò, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Fate questa sostituzione e capite subito. Quando il capo fa le divisioni, a lui tocca quella famiglia e lui dice: questi me li guardo io da solo e con lui non c'è alcun Elohim straniero. È chiarissima la divisione, è chiarissima. Il capo, il gruppo, uno del gruppo, siccome la Bibbia si occupa di questo, ci dice a chi, cioè ci dice chi è stato assegnato a questo qui, Giacobbe. E lui dice che fa tutto da solo. Questa storia qui della divisione ci è raccontata anche da Platone, sapete, nel Critico e nel Timeo, dove dice appunto che il capo, insomma questi si sono divisi, spartiti i popoli, e Platone ci dice che in alcuni casi alcuni di loro governavano in coppia, per affinità loro caratteriale, per comunanza di obiettivi. Quindi alcuni di loro guidavano, per esempio come Atena ed Efesto, che si erano presi dei popoli e li guidavano assieme. Nella Bibbia ci dice che invece lui con questi qui ha fatto tutto da solo. Ma è uguale, c'è nessuna differenza. È scritto qui, eh? Basta che facciate queste sostituzioni. Quando il Israele, come vi ho detto prima, non faceva altro che combattere contro gli altri popoli. Attenzione, quando leggerete la Bibbia capirete che i popoli con cui combatteva Israele sono appunto i cugini primi, cugini, zii e nipoti. Vedrete che Israele mai si è sognato di combattere contro gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, perché Yahweh non poteva neanche immaginarsi di combattere contro quei popoli che erano affidati a dei suoi colleghi immensamente più potenti di lui. Lui combatteva contro le famiglie degli stessi appartenenti alla stessa famiglia di Abramo, perché si strappavano i territori l'uno con l'altro. E nella famiglia di Abramo, il padre si chiamava Terach, che aveva Abramo, Nacor e Aran. Abramo ha Isacco, Giacobbe, che è Israele. E abbiamo appena letto che a Yahweh viene affidato questo qui, attenzione, non Abramo. Abbiamo appena letto. Giacobbe è l'eredità di Yahweh, è l'assegnazione di Yahweh, non Abramo. Giacobbe. Quindi neppure tutta la famiglia di Abramo, ma solo questo. Aran ha un figlio che si chiama Lot, che compare nella storia di Sodoma e Gomorra, poi se abbiamo tempo ne parliamo. Da lui discendono i Moabiti e gli Ammoniti. Sapete che Giacobbe ha un fratello che si chiama Esaù, da cui discendono gli Edomiti e gli Amalechiti. Gli Amalechiti sono quelli di cui vi dicevo all'inizio, no? Quando Saulo li deve sterminare tutti, ma viene punito perché lascia in vita il loro re. Quindi questi qui erano discendenti diretti del fratello gemello di Giacobbe. Capite contro chi combattevano? Poi gli altri da sterminare erano i Madianiti, discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Quindi questi sono i nemici di Israele, tutti familiari strettissimi, tutti appartenenti alla stessa famiglia di Abramo. Dallas Dynasty. Nessuna differenza. Leggetelo. In una di queste continue lotte, il comandante delle forze di Israele, che si chiama Jefté, sta combattendo contro gli Ammoniti. Giudici 11, 24, e lui parla con il re degli Ammoniti, e sentite che cosa gli dice. Le terre di cui il tuo Elohim, e qui c'è pure il nome, Kamosh,
ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni? Così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Cioè, il tuo Elohim ti ha dato quelle terre, tu te le tieni? Benissimo. Il nostro Elohim ci ha dato queste terre e noi ce le teniamo. Punto. Uguali. Nessuna differenza. Non è che gli dice: a me le ha date Dio, a te le ha date il tuo idoletto di pietra, che no, perché questo dice la teologia, che esiste Dio e tutti gli altri erano dei poveri pagani scemi che parlavano con le pietre. Invece gli israeliti erano gli unici intelligenti. Solo che gli israeliti dicono: il tuo Elohim Kamosh ti ha dato quelle terre e tu te le tieni, bene, io mi tengo quelle che mi ha dato il mio Elohim Yahweh, punto, finito. Nessuna differenza. Nessuna differenza, è scritto qui, non traduzione mia. Cioè, più chiaro di così non si può essere. Poi è chiaro che la teologia deve fare i salti mortali, o per non parlare mai di questi versetti, ve li hanno commentati qualche volta, oppure per cercare di dire che in realtà quando dicono questo volevano dire altro. Però, signore, allora lo facciamo anche con Tex Willer, cioè quando volevano dire una cosa ne dicevano un'altra, li facciamo dire quello che vogliamo noi. No, cominciamo a vedere che cosa dicevano. Poi, se qualcuno ci vuol mettere delle interpretazioni, le metta, ma non c'è bisogno di interpretazioni perché tutto è logico e coerente. Quando questi signori qui da Nacor discende uno che si chiama Labano. Quando questi signori dovevano prendere moglie, tornavano nella famiglia di origine, ok? Abramo torna nella famiglia di origine a prendere la sua sorellastra Sara, a Isacco viene assegnata una femmina di Giacobbe, quando deve prendere torna lì, e quando c'era lui c'era questo qui, e difatti lui sposerà due figlie di questo qui. Lui va lì, ne vede una, quella carina, e lui dice: vabbè, se vuoi mia figlia devi lavorare per me per un certo periodo di tempo. Lui, Giacobbe, lavora. Dopodiché, quando arriva il momento del matrimonio, siccome c'era una famiglia, una figlia bella e l'altra che era un cesso, la prima notte Labano fica nel letto di Giacobbe il cesso. Lui se ne accorge al mattino e dice: vabbè, ormai niente, se vuoi l'altra devi continuare a lavorare per me. Ok, lui continua a lavorare finché a un certo punto le ha finalmente tutte e due, va bene. Poi se ne va via, siccome hanno passato il tempo a fregarsi l'uno con l'altro, tanto per intenderci. Quando Giacobbe se ne va via con le mogli, con un sacco di bestiame che era riuscito a procurarsi, eccetera, lui ritiene che questo qui lo abbia fregato per l'ennesima volta e lo insegue. Quando si, tanto per dire l'amore che c'era dentro quelle famiglie, no? Quando si incontrano e riescono, diciamo così, a non combattere, e arrivano a fare un patto, e fanno un patto e erigono un cippo. Siamo in Genesi 32. E Labano dice a Giacobbe: ecco questo mucchio di pietre, questa stele che io ho eretto tra me e te, è testimonio che io giuro di non oltrepassare questa stele dalla tua parte, e tu giuri di non oltrepassare questo mucchio dalla mia parte per fare del male. Cioè giuriamo che nessuno dei due attraverserà questo confine con intenti ostili verso l'altro. E, ascoltate bene, l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nacor saranno giudici tra noi. Cioè, a garanzia di quel giuramento, siccome uno apparteneva a questo ramo della famiglia, l'altro apparteneva a questo ramo della famiglia, dicono che per la garanzia da parte di questo è l'Elohim di Abramo, e la garanzia per questo è l'Elohim di Nacor. Cioè, l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nacor sono tutte e due garanti di quel confine. Ora, come si può anche soltanto pensare che questi qui giurassero in nome di Dio e questi qui ritenessero che garante per loro fosse un mucchietto, cioè un idoletto di pietra? Qui poi, ovviamente, che cosa fanno? Lo leggo anche in rete, no? Perché veramente, cioè,
io capisco che sono costretti a inventare di tutto, allora dicono, questi erano monoteisti, questi invece erano dei monolatri o al più degli enoteisti, perché si usano un sacco di come dire, definizioni molto alte per nascondere la realtà, che invece è molto bella e molto affascinante. Enoteisti vuol dire che si adora un unico Dio senza arrivare necessariamente alla negazione degli altri, mentre il monoteista adora un unico Dio negando tutti gli altri, il monolatra accetta l'esistenza di tutti ma ne sceglie uno, e quindi tutte queste grandi definizioni. In questo caso facciamo un ragionamento semplice: se questi qui parlavano con Dio e questi qui parlavano con delle pietre e questo qui era fratello di questo, vogliamo dire che c'era un fratello intelligente e un fratello scemo? Ma secondo voi quanti minuti ci impiegava il fratello intelligente a dire al fratello scemo: scusa, non vedi che tu parli con quelle pietre, vieni qui un attimo che ti presento il mio? Visto che Yahweh lo vedevano, gli parlavano, gli davano da mangiare, gli preparavano il cibo, quando lui arrivava stanco gli preparavano anche il modo che lui avesse possibilità di riposarsi e di lavarsi i piedi impolverati. Quanto ci metteva Abramo a spiegare al fratello: scusa, vieni con me che ti faccio vedere il mio che esiste, mentre tu continui a parlare con delle pietre? Quanto tempo ci metteva secondo voi? E invece questi sono andati avanti per decenni, secondo la teologia, con il fratello intelligente che aveva attinto alle vette del monoteismo e il fratello scemo che continuava a parlare con le pietre. E come giuramento c'era questo qui che giurava su Dio e questo qui che giurava sui mucchietti di pietre. Ma si può anche solo pensare una roba del genere? È totalmente priva di senso. Erano due fratelli, non popoli lontanissimi, due fratelli. Solo che mentre Abramo è stato chiamato da un Elohim che gli ha detto: vieni fuori dalla terra dei tuoi padri che andiamo a conquistarci un altro territorio, questi qui sono rimasti in Mesopotamia, quindi questi qui servivano gli Elohim che governavano in Mesopotamia. Abramo serviva l'Elohim che l'aveva chiamato, punto. Ma tutti avevano lo stesso potere, tant'è che se voi avete voglia di leggere il commento che Rashid Truai, che è uno dei più importanti commentatori della storia, commentatori ebrei della Bibbia, siamo intorno all'anno 1000, lui dice che qui c'erano chiaramente le due schiere che difendevano i due lati del confine, tant'è che subito dopo che partono, alla mattina per tempo, Labano si levò, baciò i suoi figli, li benedisse, poi partì e ritornò a casa sua. Mentre Giacobbe continuava il suo cammino, gli si fecero incontro i Malachim degli Elohim, cioè gli angeli degli Elohim, cioè i portatori di ordini degli Elohim. Giacobbe, ascoltate bene, al vederli esclamò: ma questo è l'accampamento degli Elohim. Attenzione, questo è l'accampamento, qui c'è scritto l'accampamento di Dio, ovviamente, ma io la leggo con questa sostituzione. Perché se c'è l'accampamento di Dio, cosa vuol dire che Dio aveva l'accampamento? Che aveva una canadese? Ma attenzione, è mica finita. E chiamò quel luogo Mahanaim. Mahanaim è un duale, vuol dire due accampamenti. Cioè Giacobbe in quel posto ha visto due accampamenti. E ha visto due accampamenti e dice: ma questo è l'accampamento degli Elohim, chiama quel luogo due accampamenti e se ne va. Cioè, io ho fatto 15 mesi di naia negli Alpini, nella NATO, e questa roba qui, eravamo sempre in giro, quindi quando c'erano gli accampamenti arrivava qualcuno, i Malachim si avvicinavano e dicevano: non si può, è esattamente la scena descritta qui. Arriva, gli si avvicinano, gli si fanno incontro i Malachim. Lui dice: oh Madonna, questo è l'accampamento degli Elohim. È tutto coerente, non c'è bisogno di inventare niente. Spero sempre di incontrarli per chiederglielo. Tant'è, dunque, andiamo a... questa qui è bellissima. Poi provo a rispondere, solo che so già cosa mi costa questa risposta poi. Allora ci sono appunto i due accampamenti. Poi sappiamo che Giacobbe ha sempre le contese con Esaù, sapete, per via della primogenitura, no?
Questa è una storiella che conosciamo tutti, no? Il piatto di lenticchie. Ecco, erano gemelli. Questi gemelli nascono, guarda caso, dopo che un Elohim ha visitato la loro madre, tanto per cambiare. E Yahweh dice sempre, Giacobbe è il mio primogenito. Ma la Bibbia ci dice che Giacobbe è nato per secondo, perché il primo a uscire è stato Esaù. Ma qualunque ginecologo vi spiegherà che in un concepimento gemellare, quello che esce per secondo è quello che è stato concepito per primo. Tant'è che si è attaccato più in alto nell'utero e quindi esce per secondo. Quindi il vero primo generato è Giacobbe, non Esaù. E chi applica questo discorso della primogenitura, evidentemente queste cose le sapeva. Quindi un Elohim è intervenuto sulla madre, c'è stato un concepimento gemellare e quello che nasce per secondo viene considerato il primogenito, cioè quello che è stato fecondato per primo. È una cosa precisa. Quindi chi ha fatto questo conosceva. Poi viene raccontata la storia del piatto di lenticchie per cui Esaù cede la primogenitura. E qui c'è un altro discorso che è interessantissimo. Sapete che la madre poi aiuta Giacobbe a ingannare il padre Isacco, siccome Esaù era peloso. Allora quando deve dare la benedizione per la primogenitura, mette un vello addosso a Giacobbe in modo che il padre cieco, vecchio, lo tocca, lo sente molto peloso ed è convinto che sia Esaù. E quindi gli dà la benedizione del primogenito. Dovete sapere che nella Bibbia il concetto di benedizione significa sempre trasmissione di beni materiali. Sapete, noi siamo abituati a pensare alla benedizione, no, come uno che fa così, dice ok, mi ha benedetto, sono tranquillo. Quando leggerete quel passo, leggerete una cosa bellissima. Quando Esaù arriva per prendere la benedizione, Isacco dice no, ma io l'ho già data tutta. Esaù gli dice, ma non ne hai un po' per me? Cioè voi pensate una benedizione che finisce. Voi domenica mattina andate a messa, arrivate in ritardo e dite al sacerdote, mi dai la benedizione? E il sacerdote vi dice, no, l'ho già data tutta ai fedeli, non ne ho più. Questo c'è scritto nella Bibbia. Ma non è una stupidaggine che fa ridere, è la verità. Perché dare la benedizione, siccome tutto passava al primogenito e gli altri non contavano nulla, quando lui dice io ho dato tutto a Giacobbe, vuol dire che tutti i beni, terreni, animali, schiavi, sono stati dati tutti a Giacobbe. Per te non ne ho più. Perché questa è la berachà nell'ebraico. È la trasmissione di beni materiali. Ed è per questo che Esaù dice ma non ne hai un po' per me? E il padre gli dice no, l'ho data tutta. Non ne ho più. È chiaro, cioè non è che parlassero così perché erano idioti. È che data tutta a lui, per te non ce n'è più, non c'è neanche una pecora, è tutto suo. Questo ci racconta la Bibbia, capite? E allora il contrasto tra i due ovviamente è un contrasto continuo. Ad un certo punto siamo in Genesi 35. Elohim, che viene usato con il verbo singolare quando intende dire che il gruppo degli Elohim stava operando assieme, di concerto. Quindi il gruppo degli Elohim disse a Giacobbe, levati, sali a Betel e là risiedi. Allora, prima di entrare qui, io parlavo fuori con Laura e Paola, e adesso io dico a Laura e Paola, voi dovete offrire un'aranciata, a quel Mauro Biglino che avete incontrato lì fuori. Voi siete persone educate e non mi dite che cosa state pensando di me, ma dite, ma sei un coglione, non sei tu? Cioè, io che vi dico, a quel Mauro Biglino che avete, e sono io, no? Sentite cosa dice. Elohim disse a Giacobbe, costruisci in quel luogo un altare al El che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esaù. Cioè Dio dice, costruisci un altare a quel Dio che ti è apparso quando fuggivi da Esaù. Ma come fa Dio a dire una roba del genere? È che in ebraico è scritto chiaro. Il gruppo degli Elohim dice, costruisci un altare a quel, e in ebraico c'è il singolare, a quel
El che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esaù. Cioè, l'altare lo devi fare a quello di noi che ti si è presentato quando scappavi. A lui lo devi fare l'altare. È chiarissimo. È chiarissimo. A lui lo devi fare quell'altare lì. Così Giacobbe è, e là egli costruì un altare, chiamò quel luogo El Bet-El, che vuol dire El della casa di El, perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello. Ora, anche qui, si era rivelato o ti è apparso, dovete sapere che in ebraico c'è scritto ti si è fatto vedere, che sarebbe un po' come voi diceste ad un amico, ma sono 2 anni che non mi appari. No, sono 2 anni che non ti fai vedere, questo è scritto nell'Antico Testamento. E qui dovreste fermarvi perché vi sto dando una traduzione, eh? Quindi dovreste fermarmi qui nel patto che abbiamo fatto all'inizio. Comunque in ebraico c'è scritto questo. Allora, qui lo dice chiaramente, no? A quello di noi che... Ma la cosa bella è che Giacobbe poi dice, fa un'affermazione che se pensate se è rivolta a Dio... Allora Giacobbe fece questa promessa: se l'Elohim sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane per mangiare, vesti per vestire, e se ritornerò in pace alla casa di mio padre, allora Yahweh sarà il mio Dio, sarà il mio Elohim. E questa pietra che ho eletto come stele sarà una casa, e di tutto questo che mi darai, io ti offrirò la decima, caro Elohim. Attenzione, se farai tutte queste cose per me, perché se non le fai, col cavolo che io ti do la decima, la do a un altro. Cioè, come si fa a porre Dio in questo stato di ricatto? Se tu fai queste cose per me, ti do la decima. Il che vuol dire, se non le fai, te la sogni. Ovvio. Perché questi erano tanti, e come è scritto spesso nella Bibbia, loro alle volte mollavano questo qui per andare da altri. Per esempio, l'Elohim dei Moabiti, che si chiamava Kamosh, era un Elohim che amava praticare sesso e lo faceva praticare ai suoi. Tant'è che spesso gli israeliti mollavano Yahweh per andare da questo. È chiaro che fare sesso è meglio che fare la guerra, visto che Yahweh nella Bibbia è definito Ishmil Hama, cioè uomo di guerra. Lo trovate tradotto uomo di guerra nelle Bibbie che avete in casa, traduzione corretta. Nel libro dell'Esodo c'è scritto Yahweh è uomo di guerra, infatti faceva solo quello. Allora, tra l'altro, ripeto, questo qui faceva sesso e lui diceva: se voi mi mollate per andare da uno di questi, io vi ammazzo, e lo faceva. Leggetelo, lo troverete. Quando loro mollano lui per andare a fare sesso qui, lui li ammazza. Non andava per il sottile. Questo qui, difatti, aveva un epiteto, cioè veniva chiamato Baal Peor, che vuol dire Baal Signore, Signore dell'esposizione degli organi genitali. Peor significa questo. Quando la teologia si è impossessata del tutto e ha trasformato Yahweh nel Dio spirituale, onnisciente, trascendente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, e nel mondo, diciamo così, dell'aldilà, ha ovviamente identificato anche le figure dei suoi nemici, cioè i diavoli, no? Bene. I nomi dei diavoli da dove arrivano? Dagli stessi nomi che avevano i suoi rivali concreti, gli Elohim concreti, nella lotta quotidiana che avevano. Baal Peor in greco è stato traslitterato in Baal Fegor, che poi è diventato Belfagor. Quindi il nome del diavolo Belfagor non è altro che una invenzione derivante dalla trasposizione e trasformazione dell'epiteto di uno degli Elohim. Baal Peor è diventato Belfagor. Cioè, inventato Dio, hanno inventato i demoni. Nella Bibbia non c'è neanche Satana. Cioè, Satana è inteso come principe dei demoni, non esiste. Cioè, ve lo dico proprio in assoluta tranquillità, non esiste. Non esiste neppure nell'Antico Testamento. Satan non è altro che la definizione di una funzione, cioè dell'incarico
di pubblico ministero, cioè di accusatore, di rivale, che veniva svolta pro tempore, poteva essere svolta anche da uomini, e per esempio in un caso viene svolta su ordine diretto di Yahweh, che dice tu adesso fai da Satan contro quello là, cioè fai da pubblico ministero contro quello là. Quando terminava la necessità, terminava la funzione. La teologia ha preso Satana e ne ha fatto il principe spirituale dei demoni del male. Non c'è neanche Lucifero. Lucifero è citato nel libro di Isaia, quando Isaia prende in giro uno dei regnanti babilonesi, che non si sa bene se è Nabucodonosor o Nabonedo, e gli dice tu che ti credevi la stella portatore di luce sei caduto come tutti gli altri. E siccome la stella portatore di luce è Lucifero, allora di lì è stata inventata la figura dell'angelo decaduto, poi spesso abbinata a Satana, per cui si dice che il tentatore di Eva è Satana Lucifero, cosa che la Bibbia non dice mai, mai, mai. La unificazione tra colui che ha tentato Eva e il diavolo è una delle tante invenzioni teologiche. Leggetela la Bibbia, non troverete mai questo accorpamento, non lo troverete mai, perché non c'è. Satana come entità, come individuo, non esiste. Infatti mi fanno ridere quelli che dicono che io sono un satanista. Belfagor è quello lì. Ce n'era un altro che si chiamava Baal-Zavuv, che è diventato Belzebù. Baal-Zavuv significava signore delle mosche, secondo una chiave di lettura. Secondo altre chiavi di lettura era signore del potere, perché dipende da come viene vocalizzato, ma fa niente. Comunque, Baal-Zavuv diventa Belzebù, Baal-Peor diventa Belfagor. Cioè, è tutto lì, sotto i nostri occhi. Capite? Tutto sotto i nostri occhi. Possibile che non abbiate domande? Io vado avanti, non è un problema, ma non avete domande. Ah, giusto. Pensavo di sfangarla. Allora, gli Elohim erano chiaramente degli individui che avevano conoscenze e tecnologia incomparabili con quelle dei popoli che governavano. La Bibbia non ci dice da dove arrivavano, non ce lo dice, quindi su questo bisogna essere chiari. La Bibbia però nel Salmo 22 ci dice che al grande capo appartengono la terra con tutto ciò che c'è, l'universo con i suoi abitanti. Quindi la Bibbia distingue tra la terra e l'universo con i suoi abitanti. Quindi questa roba qui è una dichiarazione del fatto che l'universo ha degli abitanti. Ok? Per rispondere a questa domanda dobbiamo uscire un attimo dalla Bibbia, perché ripeto, la Bibbia non ci dice da dove arrivano gli Elohim, non ci parla dell'origine di questi qui. I popoli di tutti i continenti della Terra ci parlano di questi qui come dei figli delle stelle, cioè di gente che è arrivata da un'altra parte. È arrivata qui e ha fatto quelle cose che invece poi la Bibbia ci racconta. Cioè di lì in avanti il racconto, diciamo così, si unifica. Ora, io ovviamente non ho nessuna prova per dire che queste qui arrivano da, perché non lo so, ovviamente. Però io faccio finta. Allora dico, se faccio finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero, provo a fare finta che sia vero anche ciò che c'è scritto negli altri testi antichi, dove ci si dice che questi qui arrivano da altre parti. Alcuni di questi testi ci identificano anche parti del cielo da cui arrivano. Per esempio nei Veda si parla di uno dei punti di arrivo, nei Veda si dice che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui. Perché in effetti il pianeta Terra è un pianeta che dal punto di vista, diciamo, di eventuali scienziati sperimentatori e inseminatori di vita ha delle caratteristiche straordinarie, tanto basta guardarla, no? Nel senso che consente una biodiversità straordinaria, quindi per qualsiasi sperimentatore è un laboratorio fantastico. Allora, moltissime specie sarebbero arrivate qui. Una di queste sarebbe arrivata da una zona che in sanscrito viene definita Mrigashiras, che significa testa dell'antilope, e che identifica un ammasso che si trova all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione. Sapete che Orione è il gigante cacciatore della Beozia, e quindi lui ha l'antilope cacciata che tiene sulla spalla, e quindi la testa pende lì,
E quindi quell'ammasso lì si chiama Mrigashiras, cioè testa dell'antilope, no? Una parte arriverebbe di lì. E lì, sapete, Orione è fatto appunto, no? Sapete, le quattro grandi stelle, quindi Betelgeuse, tra l'altro questa stella si chiama Betelgeuse, quella alla spalla destra, e Betel in ebraico significa casa di El. In realtà in arabo Betelgeuse significherebbe, cioè il braccio del gigante. Quindi c'è Betelgeuse, Bellatrix, Rigel e Safir, e poi Alnitaka, Alnilam e Mintaka, che sono le stelle della cintura di Orione. Quindi una parte arriverebbe da quella zona lì del cielo, questo ci dicono i Veda. Per cui se noi facciamo finta che sia vero ciò che ci dicono i testi antichi, prendiamo atto che questi qui erano figli delle stelle, cioè che sono arrivati qui da un'altra parte. Ripeto, non ho nessuna prova per sostenere questa tesi, però siccome ritengo che non avessero tanto tempo da perdere, perché noi ci mettiamo al computer, poi non ci piace, cancelliamo, allora scrivere era costosissimo da tutti i punti di vista. Cioè costava molto, ma non dico semplicemente in termini economici o finanziari, no? Ma voglio dire, significava preparare delle persone e poi con tutto quello che questo comportava. E quindi forse questi qui tenevano memoria dei fatti veramente importanti per la storia dell'umanità e lo facevano sotto dettatura, cioè come dire, da parte di qualcuno che diceva scrivi perché ti racconto come sono andate le cose, anche quindi come abbiamo fatto voi. Quindi se noi prendiamo atto, facciamo finta che ciò che dicevano gli antichi sia vero, questi qui arrivano da altre parti. Ok? Quindi questa è la risposta. Non sono in grado veramente di provare, perché non ho prove, altrimenti sarebbe tutto più facile, ma le prove non le ho, ovviamente. Però faccio finta che i testi antichi, esattamente come lo faccio con la Bibbia. Ripeto quello che ho già detto prima, non so se è vero, ma certamente è coerente. Cioè, tutto questo spiega molto. Spiega il fatto che noi siamo, per il pianeta Terra, cioè noi come umanità, siamo dei disadattati. Cioè nel senso che se noi guardiamo qualunque essere vivente, qualunque, dalla giraffa all'aquila, a quel che volete, vedete che ogni essere vivente nasce geneticamente strutturato per essere adatto a uno o due o tre ambienti naturali, ben precisi, ogni essere vivente. Io vi sfido a trovare un ambiente naturale per il quale l'uomo sia per natura adatto a viverci così come nasce. Non ce n'è uno. Noi non abbiamo più protezioni. I geni che producono i peli in noi sono silenziati, quindi non abbiamo protezioni per il corpo, non abbiamo le zanne, non abbiamo gli artigli, non abbiamo nessun senso sviluppato in un modo particolare, per cui né l'olfatto né l'udito. Noi per sopravvivere siamo costretti ad adattarci a tutti gli ambienti naturali e siamo costretti soprattutto a modificarli in modo da renderli per noi vivibili, perché noi siamo dei disadattati rispetto al pianeta Terra. Tra l'altro c'è un altro fatto. Noi abbiamo, si dice, no, l'evoluzione, noi arriviamo, non diciamo dalle scimmie, perché da un progenitore comune. Ma noi abbiamo 46 cromosomi e tutti gli altri ne hanno 48. E noi abbiamo 46 cromosomi per via del fatto che in origine il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono uniti. Questa è una mutazione che, come spiegano i genetisti, se avviene in natura è mortale per l'individuo. Cioè l'individuo non sopravvive. Si chiama, perché poi lo si fa come ingegneria genetica, traslocazione robertsoniana, cioè vengono uniti due cromosomi. Combinazione, il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono uniti in una porzione che è assolutamente ininfluente, cioè per cui li ha continuato a renderli funzionali. Non solo. Perché questo si sia trasmesso, è stato necessario che questo evento assolutamente casuale si sia verificato almeno in un maschio. Il maschio sia sopravvissuto, si sia verificato in una femmina e questa sia sopravvissuta, i due si siano incontrati nelle foreste, si siano uniti, quei due lì, abbiano fatto dei figli che sono sopravvissuti. Statisticamente non esiste, non esiste. Cioè non esiste in natura la possibilità che questo sia avvenuto. Cioè che due individui abbiano subito questa modificazione che è mortale, siano sopravvissuti tutti e due, si siano incontrati, abbiano fatto sesso e abbiano fatto dei figli.
Tant'è che i genetisti che scrivono nei libri con i quali sto collaborando scrivono questa cosa è spiegabile soltanto se c'è stato un gruppo di maschi e un gruppo di femmine su cui è stata prodotta questa traslocazione robertsoniana, sotto controllo sono stati fatti incrociare, sotto controllo è stata controllata la progenie per un certo periodo di tempo e dopo è stata diffusa. E la traslocazione robertsoniana ha avuto un significato molto preciso. Siccome bisognava, perché questo ce lo dicono ancora i testi antichi, costruire una specie di individui in grado di capire e eseguire ordini anche complessi, bisognava che mentre si faceva questo esperimento, questi non si unissero più con le specie precedenti, o meglio, se anche si univano non dovevano più fare figli. E l'unico modo per rendere incompatibili i due patrimoni genetici era fare sì che quegli altri continuassero ad averne 48 e noi 46, così se anche facevano sesso non erano tra loro fertili, perché i 46 non si uniscono ai 48. Quindi è un qualcosa di fatto specificamente. Vi ho detto prima che noi abbiamo i peli silenziati, i geni, salvo, non nel caso mio, quelli dei capelli, che crescono all'infinito. E questa è una roba che la natura, l'evoluzione avrebbe selezionato immediatamente, perché in un ambiente selvaggio avere un individuo che ha 5 metri di capelli, cioè non ci arriva neanche a 5 metri di capelli, muore prima. Perché non è in grado di inseguire una preda, non è in grado di sfuggire una preda, se finisce in acqua muore annegato. È una roba che sarebbe stata eliminata totalmente. Perché noi abbiamo questa parte qui? Perché piaceva a loro. Tant'è, e lo dice ancora una volta anche qui anche Paolo, guardate un po' quante cose ci dice Paolo. La donna deve portare un segno di dipendenza sul capo a motivo degli angeli. Cioè tutti noi diciamo, no, che la donna si mette il velo per rispetto verso Dio. Col cavolo, a motivo, che vuol dire a causa degli angeli. Perché quelli erano attratti sessualmente dalle ragazze giovani con i capelli lunghi. Tant'è che ne parla addirittura Tertulliano nel De Virginibus Velandis, dice che le ragazze che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti gli angeli si coprono il capo a loro tutela per non eccitarli sessualmente. Nei testi di Qumran c'è scritto che le ragazze che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti Malachim a loro tutela si coprono il capo, a loro tutela, non per rispetto. Cioè, noi ci facciamo i cani con la coda riccia, le gambe corte, il muso rincagnato, eccetera. Loro ci hanno fatti con questa parte qui perché piaceva loro. Gli altri peli li hanno silenziati. La natura non avrebbe mai fatto una roba del genere. O li silenziava tutti, o ci lasciava come prima, con la copertura. C'è un altro animale che ha i peli che crescono all'infinito, ed è la pecora. E la pecora, secondo la paleogenetica, è uno degli animali prodotti artificialmente. Tant'è che tutti gli ovini che vivono in natura non hanno i peli che crescono all'infinito. La pecora sì, tant'è che bisogna tosarla e la si tosa per dei fini precisi. I camosci no. Nessun animale, neanche quelli che vivono al freddo, ha il pelo che cresce all'infinito, nessuno. Noi abbiamo questo, noi, io no. Voi avete questa roba qui che cresce all'infinito, che è una roba che in natura non esiste. E qui ci dice che qui, a motivo di, copritevi la testa, di là ci dice a motivo di, copritevi la testa, perché quelli non vanno per il sottile, sono eccitati sessualmente. Quindi ci hanno fatto delle cose che a loro piacevano. Quindi ci hanno tolto dei peli che a loro non piacevano e hanno lasciato dei peli che a loro piacevano. Siamo degli animali d'allevamento. Questo capisco che può essere, come insomma, da un certo punto di vista un po' deludente, secondo me è molto affascinante, no? Perché intanto ci aiuta un pochettino a capire che cosa siamo, ma se non basta, non hanno operato soltanto su di noi.
qui facciamo parlare la scienza ufficiale, così. Se lo trovo. Le scienze, agosto 2014. Un mostro chiamato frumento. Ora, noi sappiamo che per quanto riguarda la nostra parte dell'emisfero del pianeta, il grano ha nutrito nella storia milioni di persone, perché ha tutta una serie di, tanto appunto perché nutre facilmente, perché è lavorabile, ma soprattutto perché è stoccabile e conservabile. Allora, cosa ci dice la genetica ufficiale sul grano? Ci dice che è avvenuto un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire. Cioè, la componente selvatica del Triticum urartum, cioè un farro selvatico, ha fuso il suo intero genoma con quello di un'altra graminacea. E ne è nata una nuova specie selvatica che conteneva tutti i geni di entrambi i donatori. E questa roba in natura non può avvenire, non avviene. Cioè, se succede casualmente questa fusione, l'individuo muore. Il Triticum da cui tutto è partito è un vero e proprio, lo definiscono qui, mostro genetico. Non può esistere. Ma attenzione, circa 8.000-9.000 anni fa, nella regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud-ovest del Mar Caspio, esattamente dove si colloca il Gan Eden biblico, avvenne un secondo evento genetico, fra virgolette, impossibile. Un'altra fusione, ma non è mica finita. In seguito, una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro Triticum estivum, il grano con cui facciamo il pane, eccetera. Cioè, l'alimento che qui da noi, questa parte dell'emisfero del pianeta, ha nutrito nella storia milioni di uomini, è frutto di una serie di eventi genetici impossibili. Ma sono avvenuti. E non sono avvenuti nella margherita, nella violetta, sono avvenuti in un alimento che era funzionale, che ha nutrito milioni di lavoratori da loro fabbricati. Tutti eventi genetici impossibili, ma lo dice la scienza ufficiale, eh? E guarda caso sono avvenuti dove? Dove i testi antichi ci dicono che c'erano quelli lì che operavano. Cioè, guardate che sono coincidenze veramente, eh? È avvenuto proprio su quello, ne sono avvenuti tanti nel corso di alcune migliaia di anni, quindi che hanno portato esattamente a ciò che serviva. Ma non è mica avvenuto soltanto con quello. Contemporaneamente, dall'altra parte del mondo, la stessa cosa, cioè la stessa serie di eventi genetici impossibili, è avvenuta sulla patata. Un OGM naturale. OGM. E noi sappiamo che nel continente americano la patata commestibile ha nutrito milioni di persone, esattamente come da noi il grano. E che cosa è avvenuto là? Che il DNA dell'agrobacterium si è inglobato completamente nel DNA della patata selvatica, rendendola commestibile. Questa roba qui in natura non può avvenire, difatti dice che si tratta di un trasferimento genico orizzontale e in genere questo batterio riesce a trasferire solo una ristretta porzione delle cellule di una pianta. Ma in questo caso, virgola, proprio come avviene per gli OGM in laboratorio, la cellula con il DNA inserito riesce a moltiplicarsi e a formare un intero nuovo esemplare, come avviene con gli OGM in laboratorio, non in natura. E quindi ha generato una progenie di individui che recano il DNA alieno. Alieno inteso come diverso ed estraneo, non alieno. E questo è avvenuto 10.000 anni fa in Perù. Cioè, mentre di qui eventi genetici impossibili portavano alla fabbricazione del grano, di là evento genetico impossibile ha portato alla fabbricazione dell'altro grande alimento che ha nutrito milioni di persone. Ma è possibile che sia tutto casuale? È possibile che sia tutto casuale?
visto che i testi antichi ci dicono che là e qui c'erano quelli lì che operavano e facevano queste robe. Basta che mettiamo assieme le due cose, non c'è bisogno di inventare nulla. Perché altrimenti qualcuno deve dare la spiegazione al fatto che c'è stata una serie di eventi genetici impossibili, che si sono però verificati. Ma se sono impossibili e si sono verificati, la domanda è: chi li ha fatti verificare? I testi antichi ce lo dicono, dopodiché noi possiamo crederci o no, ognuno faccia la sua scelta, però queste cose qui ci sono lì davanti ai nostri occhi, le dice la scienza. Capite che, insomma, a forza di mettere assieme le cose, a forza di fare finta, ripeto, si costruisce un quadro che è coerente. Poi io non so se è vero, perché per dire che è vero dovrei avere le prove che non ho, ma è coerente. Cioè, se mettiamo assieme tutti questi tasselli, il mosaico che si compone funziona. Voi mettete assieme i tasselli delle interpretazioni esegetiche, filologiche, teologiche. Metteteli assieme leggendo la Bibbia, leggendo ciò che dico, e poi stabilite voi se funzionano oppure no. Fatelo autonomamente. Mettete assieme questi tipi di tasselle e mettete assieme quegli altri tipi di tasselli, tanto l'unica cosa che conta è ciò che pensate voi. Perché non c'è da sostituire una verità con un'altra, nel modo più assoluto. Non si tratta di sostituire una religione con un'altra, un pensiero con un altro. Si tratta di dire che i testi antichi, al di là di ciò che gli, anzi molto prima, di ciò che gli viene fatto loro dire, dicono delle cose precise. Facciamo finta che quelle cose precise siano vere e vediamo che cosa ne viene fuori. Punto. Finito. Ci piace, lo teniamo. Non ci piace, lo buttiamo. Che problema c'è? Però facciamo questa prova, perché altrimenti continuiamo a mantenere soltanto quelle spiegazioni là. E se quelle spiegazioni là le caliamo nella Bibbia, vi dico il mio pensiero, ma voi lo dovete verificare, non tornano. Non c'è nulla che funziona. Voi provate a leggere la Bibbia in questo modo qui, e provate a leggerla considerando che questo sia sempre lo stesso Dio, sempre l'unico, capirete, vedrete che la Bibbia è un papocchio incomprensibile. Incomprensibile, pieno di contraddizioni. Me ne fate vedere alcune, no? Cioè, questo che giura su una cosa è il fratello che giura sulle pietre. Questo che dice: il mio Dio mi ha dato della roba e me la tengo, tu, il tuo mucchietto di pietre ti ha dato della roba e tu te la tieni. Cioè, non c'è niente che funziona, niente. D'altra parte, porca miseria, domani mattina finisce la nostra civiltà, dico domani mattina così finisco la conferenza, domani mattina finisce la nostra civiltà, disastro, tra 3.000 anni arriva qualcuno a scavare qui, trova migliaia di statue in gesso, in pietra, in metallo, in plastica, in gomma, in legno, in quel che vuole, di uno inchiodato su una croce, migliaia. Fa tutte le ricerche documentali e arriva alla conclusione che dell'esistenza di questo qui non c'è nessuna prova storica. Com'è? Non c'è nessuna prova storica, ve l'ho detto prima. Poi trova migliaia di altre statue e fa una ricerca su questa religione e dice: dunque, 3.000 anni fa c'erano delle persone che adoravano uno che dicevano essere, uno di cui non c'è nessuna prova storica dell'esistenza, dicevano che questo qui fosse figlio di un dio di cui non c'è nessuna prova storica dell'esistenza, poi si sono creati tutta una serie di divinità intermedie, quindi penso alle statuette di Padre Pio, di tutto quel che volete, tutta una serie di che servivano da intermediari tra loro e questo dio qui di cui non c'è nessuna prova dell'esistenza. 3.000 anni fa la terra era popolata da idolatri, o no? Cioè, se noi applichiamo alla nostra cultura attuale quel criterio interpretativo che viene applicato per dimostrare che quelli lì erano dei poveri pagani, erano dei poveri pagani idolatri, tutti i cristiani devono rassegnarsi all'idea che tra 3.000 anni saranno considerati degli idolatri, perché questo è. Arrivo,
Poi, diciamo, a un certo punto, per un certo numero di secoli, non si è mai sentito parlare. Poi, da un certo punto in avanti, a quello lì inchiodato in croce, hanno cominciato a dire che anche sua madre era divina, quindi anche lei faceva dei miracoli. Queste statuette, poi queste qui si facevano delle statuette e pregavano di fronte a queste statuette. Avete mai sentito dire, io sono devoto della Madonna di Lourdes, io invece sono devoto della Madonna di Medjugorje? Avete mai sentito dire? Io invece, ma questa non è idolatria? Io sono devoto della Madonna di Lourdes, io invece prego la Madonna di Medjugorje, non è idolatria? È uscita una rivista che è Il Mio Papa, che è dedicata esclusivamente a Papa Francesco. Sulla copertina del numero c'è scritto le cinque Madonne che Francesco prega, le cinque Madonne. Quando tra 3.000 anni troveranno quella rivista lì, cosa diranno? Che il capo di quella religione era un idolatra perché pregava cinque figure della madre del Dio che si sono inventato perché di quel Dio non c'è nessuna prova storica della sua esistenza. Ma è o non è così, porca miseria? Cioè che cosa abbiamo di diverso noi rispetto a quelli lì? Ma non ci compriamo le statuette di Padre Pio perché ci sembra che parlare con la statuetta Padre Pio sia più vicino? Ma questa è o non è idolatria? Non ci portiamo a casa le statuette della Madonna di Lourdes perché ci sembra che così con la plastica lì ce l'abbiamo più vicina? Ma è o non è idolatria questa qui? Esattamente come quella là. La differenza qual era? Che mentre lui, questo qui, ai suoi aveva dato ordine, di me non farete nessuna rappresentazione, e qui sarebbe interessante capire perché lui non voleva farsi vedere, questi altri non avevano questa proibizione e quindi esattamente come noi, siccome i loro capi erano lontani, si facevano le statuette, così come noi ci facciamo le statuette di gesso di Padre Pio. Non c'è nessuna differenza. Con che diritto diciamo che quelli erano i poveri stupidi idolatri invece noi? Invece noi siamo uguali. Siamo uguali, ci mettiamo Padre Pio sul comodino, ci mettiamo la Madonna di Lourdes mentre gli altri si mettono la Madonna di Medjugorje e il Papa ne prega cinque, c'è scritto nella sua rivista. Prego. Cosa ne facesse? E se gli altri Elohim avevano la stessa uso e costume. Ok. Allora, in Ezechiele 20:25 lui dice espressamente che io, in origine, ho dato ordine di passare, siccome questi qui non volevano piegarsi ai miei ordini, avevo dato ordine di passare per il fuoco tutti i loro primogeniti perché loro capissero che io sono quello che comanda. E quindi se li faceva bruciare. Nella Bibbia c'è scritto ripetutamente, lo leggete nel libro dei Numeri, capitolo 28, che loro si facevano bruciare il grasso degli animali e dei cuccioli di uomo, perché il fumo prodotto da quel grasso li calmava. Questo lo trovate nella Bibbia anche in casa, perché quel fumo mi calma. E lui, c'era un particolare tipo di grasso che era riservato a lui, e che lui descrive espressamente, leggo la traduzione della Conferenza Episcopale Italiana, in Levitico 3, versetto 3. Di questo sacrificio offrirete consumato dal fuoco per Yahweh il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, e il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. È Dio che parla. Cioè, dà una indicazione di macelleria precisissima. Quel grasso lì è mio. E quando leggerete la Bibbia troverete in altri passi che c'è scritto: se trovate qualcuno che usa quel grasso per lui, lo ammazzate, perché quel grasso è mio. E quel grasso andava bruciato per essere trasformato in fumo, perché quel fumo lo calmava, e lo troverete scritto nel libro dei Numeri. E questo fumo, ripeto, derivava sia dal grasso degli animali, trattato in quel modo lì, sia dal grasso dei cuccioli di uomo. Questa roba qui nell'Iliade e nell'Odissea è scritta più di 30 volte, cioè i teoi greci volevano esattamente ciò che volevano gli Elohim biblici. Non c'è più. Nel libro La Bibbia non parla di Dio di Mondadori, io ho analizzato quella che si chiama la stele di Mesha. Mesha è il re dei Moabiti,
che parlando del suo Kamosh racconta esattamente le stesse cose che la Bibbia degli israeliti racconta di Yahweh, esattamente le stesse cose. Nella Bibbia troverete scritto, quando la leggerete, che il re dei Moabiti, cioè questo Mesha, durante una delle battaglie, tanto per cambiare, contro quelli là, era assediato e per chiedere l'aiuto del suo Elohim gli dice: se tu mi aiuti io ti brucio il mio primogenito, e glielo brucia. Perché questo esattamente come Yahweh, erano tutti uguali. Quindi lui gli brucia il suo primogenito. Nella battaglia tra quello che vi dicevo prima di Jefte contro gli Ammoniti, quando gli dice il tuo Elohim ti ha dato, il mio Elohim mi ha dato, Jefte dice a Yahweh: se tu mi aiuti nella battaglia, io ti brucio quando torno a casa, ti brucio la prima persona che mi viene incontro da casa mia. La prima persona che gli viene incontro è sua figlia primogenita e lui gliela brucia. Questi erano gli Elohim biblici. Altro che Dio. E tutti uguali. Cioè non è che Yahweh fosse peggiore rispetto agli altri. Tutti volevano le stesse cose. Tutti volevano le stesse cose. Quando in una di queste... In una di queste battaglie contro i Madianiti, discendenti diretti di Abramo, che qui è definita la guerra santa contro i Madianiti, che era la guerra di sterminio dei Madianiti, guerra santa, invece l'Isis no, quella dell'Isis è barbara, queste qui erano sante, la radice è la stessa, quindi tornano. Numeri 31, io lo dico sempre per verifica, Numeri 31, 14. Mosè si adirò, per questo vi dico, se leggete i miei libri, leggeteli con la Bibbia a fianco. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e di centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra. E Mosè disse loro: avete lasciato in vita tutte le femmine? Cioè, mi ricordate gli ordini? Avete lasciato in vita tutte le femmine? Si adirò. Avete lasciato in vita tutte le femmine? Ora fate così, versetto 17. Uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Cioè c'è una madre con un figlio, quindi si è unita con un uomo, uccidete tutti e due. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi. E uno dice, vabbè, quando noi sentiamo ragazze... Diciamo, vabbè, si sono tenute le diciottenni, ventenni, venticinquenni, vabbè, ok. Il problema è che in ebraico non c'è scritto così. Comprate, no, fatevi prestare, insomma, quel che volete. La Bibbia pubblicata dalla Giuntina, traduzione interlineare con l'ebraico, traduzione del rabbino Rav Dario Di Segni, e la Bibbia è Pentateuco e Haftarot, e trovate la traduzione giusta. Esattamente come è scritto in ebraico. Tenete per voi tutte le bambine che non si sono unite con un uomo. Non le ragazze. Nell'ultimo libro Mondadori, che stasera è finito in un attimo, c'è un lungo capitolo dedicato a questo aspetto. Con la tradizione rabbinica, dove era lecito fare sesso con le bambine di 3 anni e 1 giorno. E qui c'è scritto tutte le bambine. Qui invece per le Bibbie nelle famiglie tutte le ragazze, perché è accettabile. Se prendete le Bibbie tradotte dagli ebrei, c'è scritto le bambine. E uno dice, vabbè, com'è? Coerente in che senso? No. No, qui parla di ragazze, purtroppo. Sì, ok. Ah, sì, coerente, ho capito. Nel senso che praticano ancora, sì. Poi però, alla fine, quindi qui c'è Mosè che dice questo e qui c'è la spartizione del bottino di guerra. A Dio, che cosa aspetta dopo questa campagna militare? 675 pecore, 72 buoi, 61 asini
e 32 persone viventi. Siccome le uniche persone viventi sono le bambine, cosa se ne fa Dio di 32 bambine? Aveva una nursery, un asilo infantile? O ci faceva sesso o se le faceva bruciare? Ma è qui, eh? Tenete in vita le bambine, 32 le prendo io. Prego. Perché, come dice lei, io mi riferisco al libro di Giona. Quando fugge, non esegue gli ordini di Yahweh, finisce in fuoco al mare e viene inghiottito da un pesce. Se facciamo finta che dovrebbe essere vero quello che è successo, e poi senza offesa da nessuno sarebbe vero anche Pinocchio. La stessa storia viene raccontata. Viene il dubbio, io personalmente ho pensato che quello non fosse un pesce. In altri racconti estremi si dice che lui guardava fuori le finestre rotonde. Questa è una riflessione molto semplice, nel senso che e poi riguarda, mi riferisco anche alla conoscenza, no? Insomma, poeta diceva fatti un posto per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Ma il problema, se noi, come dice lei, nella produzione che ha fatto, è l'uomo è stato fatto per lavorare, non per seguire virtù e conoscenza. Ecco, vorrei una riflessione sua, una risposta della sua. Sì, questo ce lo dicono tutti, compresa la Bibbia, no? Noi siamo stati fatti per amare e servire Dio, cioè amare e servire gli Elohim. Prego? Chi è nobile? Ah sì, certo. Il lavoro è veramente una condanna, anche perché in realtà noi lavoriamo per pagare l'energia, quando secondo certa fisica noi ce l'avremmo tutta gratis, ma quella fisica lì non deve passare. Vabbè, lasciamo stare. Parlo di Bibbia. Sì, la riflessione è questa, poi dopo noi, come dire, siamo andati avanti e stiamo andando avanti anche per conto nostro, quindi chiaramente noi cerchiamo di arrivare a sapere, anche perché probabilmente da un certo punto in avanti siamo anche numericamente sfuggiti un po' il controllo, no? E quindi, però all'inizio noi siamo stati fatti per lavorare per loro, su questo non ci sono dubbi. Chiunque fossero, noi siamo stati fatti per lavorare come schiavi. Per la verità continuiamo a esserlo, perché il sistema finanziario che ci governa è quello descritto nella Bibbia, su questo non ci sono dubbi, non cambia di una virgola. Voi non presterete mai denaro, no, non vi farete mai prestare denaro dalle nazioni, voi presterete denaro alle nazioni, perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Basta guardarci attorno. Quindi il sistema finanziario è quello lì, non ci sono dubbi. Quindi noi continuiamo a lavorare, a produrre per... con sistemi diversi ovviamente, allora magari facevamo lavori, come ci raccontano i testi antichi, lavori fisici, adesso altri tipi di impegno, ma insomma il significato e il fine è sempre quello lì. Dopodiché noi, come dire, siccome tra le varie, quelle 11-12 sequenze geniche che noi abbiamo dentro e che nessuno sa spiegare da dove arrivano, che sono quelle che fanno sì che noi siamo sapiens, che sono quelle che regolano il cosiddetto processo di encefalizzazione, che è andato avanti con una velocità spaventosa, impensabile in natura, e questa roba qui ovviamente ci ha dotato poi anche di capacità di ragionamento autonomo, e quindi è chiaro che noi andiamo avanti anche per conto nostro, no? Quantomeno nel seguire virtù e conoscenza, cioè cercare di capire come stanno le cose, quello che stiamo facendo, ecco, cercare di capire quale potrebbe essere la nostra vera storia, perché forse quella che ci hanno raccontato non tiene più. Quindi questa è un pochettino la riflessione. Prego. Volevo chiedere, nella Bibbia si parla anche dei giganti, sì. Quindi Golia, c'è un riferimento anche lì, c'è una spiegazione più che un riferimento. Allora, nella Bibbia ci parla dei giganti in alcuni passi.
lui li nomina severamente, lì si parla dei giganti perché la cosa non è sicurissima, e quando nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che i figli maschi degli Elohim videro che le femmine Adamo erano appetibili, si unirono con loro e fecero molti figli, fecero dei figli. Questi figli vengono chiamati Giborim. Giborim vuol dire uomini potenti, uomini famosi, cioè in mezzo sangue. E la cosa bella è che nel capitolo 6 della Genesi, quando si parla dei Giborim, si dice, allora chi ha studiato la storia greca, insomma quello che viene chiamato il mito greco, no? Sa chi sono gli eroi, no? I mezzo sangue. No? Quindi figli di uno di loro e di una di noi, o di una di loro e di uno di noi. Ok? Ercole piuttosto, Gilgamesh invece per quanto riguarda i racconti medio orientali, eccetera. Quindi tutti dei mezzo sangue. Questi qui dei mezzo sangue, sentite cosa dice la Bibbia. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Cioè esattamente come per i racconti greci. Gli eroi dell'antichità sono i mezzo sangue. Scritto qui, Scritto qui. E dice, c'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo, quando i figli degli Elohim si accostarono alle figlie degli uomini. Quindi, quando gli Elohim si univano alle figlie degli Adam, sulla terra c'erano i giganti. Qui non ci dice che i giganti erano i figli di quelle unioni, perché i figli di quelle unioni sono chiamati Giborim. Il termine ebraico per giganti è Nefilim. Però c'è una parte dell'esegesi ebraica che dice che è sbagliato tradurre Nefilim con i giganti, cosa che hanno fatto invece i greci che hanno tradotto con gigantes, dice perché qui e qui cambiano la vocalizzazione e dicono che in realtà Nefilim significherebbe gli aborti, cioè una parte dell'esegesi ebraica dice che quando si univano gli Elohim con le Adam praticavano l'aborto selettivo, cioè uccidevano i feti maschi e facevano nascere soprattutto femmine. E Nefilim, che viene vocalizzato diversamente, significherebbe appunto gli aborti, cioè quelli che venivano fatti cadere, il che vuol dire che erano in grado di fare comunque un esame prenatale, cioè per capire se il feto era maschio o femmina, e il feto maschio lo eliminavano, lasciandone in vita qualcuno. Ok? Quindi questa parte qui può significare giganti, ma potrebbe anche non significare giganti. Poi la Bibbia però ci parla dei giganti, li chiama Anakim, Refaim, Zamzumim e Fim. E ci dice che dormivano, per esempio in un posto ci dice, si può ancora vedere il letto dove dormiva uno di quelli, che è lungo 4 metri e largo 2. E in due passi la Bibbia ci dice che questi qui avevano 6 dita per ogni arto. E per essere sicuri che il lettore capisca, c'è scritto 24 dita in tutto, cioè come dire, non mi sono sbagliato, 6 dita per ogni arto, 6 per 4, 24. Quindi i giganti dormivano in letti lunghi 4 metri, larghi 2, e avevano 6 dita per ogni piede, 6 dita per ogni mano. Ok? Che quindi vengono distinti, pare, vengano distinti dagli Elohim, tant'è che quelle poche altre volte in cui la Bibbia ci parla dei giganti, ci dice che combattevano nelle file dei Filistei contro gli Israeliti. Quindi erano ostili all'Elohim Yahweh. Ok? Quindi questo è ciò che ci racconta la Bibbia. Va bene? Leggere il capitolo 4 dell'Apocalisse e dirvi quello che pensa, no. Perché ho trovato delle domande. No, le dico di dopo per un motivo. L'Apocalisse richiederebbe un lunghissimo parte. E prenderne un pezzo e leggerlo non avrebbe significato. Nel senso che l'Apocalisse viene in genere inteso come testo profetico. In realtà potrebbe essere un testo scritto in codice per le nascenti chiese di allora, con esclusivo riferimento a ciò che succedeva allora. Le faccio un esempio, e per questo le dico che mettersi a commentare un pezzo sarebbe veramente... Sì, 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 lo so. Però sarebbe, non è una domanda, sarebbe una cosa veramente molto molto lunga. Molto molto lunga. E
preferirei non farlo. Le faccio un esempio per dire, sapete che nell'Apocalisse si parla del 666, no? Il numero della bestia, che viene interpretato in un sacco di modi diversi, eccetera. 666 potrebbe essere la trasposizione numerica del testo greco Caesar Nero, cioè l'imperatore Nerone. Tant'è che, per esempio, lo stesso passo nel papiro di Ossirinco, che è un papiro più antico rispetto a quelli da cui deriva l'Apocalisse, il 666 non è 666 ma è 616, che sarebbe la trasposizione numerica del nome greco di Caligola, che è l'imperatore che c'era prima di Nerone. Quindi, come dire, sarebbe un testo che veniva cambiato mano a mano, per esempio, che in quel caso cambiava l'imperatore, quindi cambiava il riferimento numerico, il suo nome. Per questo dico, cioè, leggere un singolo passo richiederebbe che dovessi fare tutta l'introduzione che ho fatto per l'Antico Testamento. Lo so che poi si parla anche di possibile tecnologia, si parla di questa Gerusalemme celeste come di un qualcosa di enorme che arriverà qui e porterà via un sacco di gente. Tra l'altro, anche dove si parla dei 144.000, in realtà poi si dimentica che subito dopo c'è scritto che tutti quelli che saliranno lì, che saranno i salvati, sono di un numero che non è quantificabile, quindi non è vero che ne salvano 144.000, ma ne salverebbero molto di più, però il discorso dell'Apocalisse veramente richiederebbe una conferenza, abbia pazienza. Arrivederci, grazie. Una sua opinione sul futuro. Dove sei? Io. Il futuro geopolitico attuale, non so, una sua opinione, nel senso, abbiamo parlato del passato e facendo finta che qualcuno di questi eroi sia qui a dare qualche punto chiave a un mondo, questa è la sua opinione. Se sono qui bisogna vedere chi vince, cioè nel senso che siccome questi sono potenti, se sono qui, questi sono potenti ma non onnipotenti, il che vuol dire che se anche hanno dei disegni, poi in realtà non sempre ciò che uno pensa, ciò che uno ha come obiettivo poi si realizza. Ok? Allora diciamo così, che se questi sono qui e se questi stanno governando, più che un pensiero io posso formulare una speranza, che prima o poi in un qualche modo si manifestino, per ridare un nuovo ordine, ma non il nuovo ordine mondiale di cui si parla, che è un nuovo ordine, intendo dire per dare nuova chiarezza, o forse una chiarezza definitiva a ciò che noi veramente siamo. Ecco, questa non è un pensiero ma una speranza, cioè sapere ciò che veramente siamo. Come? Sperare è lecito, io spero. Sì. Coelet 3,19. Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali. Come muoiono questi, così muoiono quelli. Gli uni e gli altri hanno uno stesso respiro vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Gli uni e gli altri sono vanità. Essi vanno tutti verso lo stesso luogo. Gli uni e gli altri vengono dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere. Cioè io non so se questo è vero oppure no, potremmo pure dire che chi ha scritto questo passo non capiva nulla, perché esiste l'anima, esiste l'immortalità, io questo non lo so. Lei mi ha chiesto cosa dice la Bibbia. Allora, tornando indietro, loro hanno un libro, no? Caino vede, Caino uccide Abele e viene cacciato da Abele. Però quello che non ho capito è questo passaggio qua. Lui fuori trova moglie, ma fuori dal Gan Eden chi c'era come popolazione? Un sacco di Homo sapiens. Quindi dentro il Gan Eden erano Homo sapiens anche? Allora, se vogliamo fare una distinzione, diciamo così, che gli Adamiti erano una specie particolare, geneticamente più pura, che loro si erano fatti per loro.
e doveva stare dentro il Gan Eden. Poi quando è successa quella roba che non doveva succedere, loro hanno temuto che diventassero un po' troppo potenti e per evitare che avessero accesso alle altre pratiche che erano riservate agli Elohim li hanno cacciati. Cacciandoli fuori però c'erano i sapiens normali. Il sapiens risulterebbe, siccome deriva da quella traslocazione robertsoniana, è sempre un prodotto loro. Poi all'interno del sapiens loro si sono fatta questa specie particolare, che è quella degli adamiti, che è la specie di cui si occupa la Bibbia, perché la Bibbia non si occupa dell'umanità, si occupa degli adamiti, che sono un gruppo particolare dal punto di vista genetico molto più puro rispetto agli altri, perché aveva più componente genetica loro, anche perché loro si univano sessualmente con le femmine Adam, mentre il sapiens continuava per conto suo. Tant'è che Caino, quando uccide Abele, che viene allontanato dal clan familiare, dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà, perché lui temeva di finire in mezzo a quegli altri che rispetto a loro erano dei barbari, perché loro erano un gruppo molto acculturato perché stava a contatto con gli Elohim. Mi spiego? Gli altri erano i sapiens normali che stavano facendo, insomma, il loro normale processo, che venivano utilizzati eccetera, ma non avevano lo stesso trattamento né genetico né culturale, diciamo così, di cui invece godevano gli adamiti, che è il gruppo di cui si occupa la Bibbia. Ma direi da un certo punto in avanti sì. Cioè, nel senso, allora noi pensiamo una cosa, che Adamo ed Eva si possono collocare intorno al 4500 avanti Cristo, cioè sono molto vicini a noi, a Adamo ed Eva, cioè gli adamiti. E questo deriva da tanti tipi di calcoli, fatti a partire anche da premesse diverse, 4500-4200 avanti Cristo. Quando questi vengono allontanati di lì, quindi questo clan tribale, perché non è che ci fosse uno e una, no? Perché per farli riprodurre avevano vari maschi, varie femmine, eccetera. Quando questi vengono allontanati, quindi questi portano fuori, e siamo nel nord della Mesopotamia, quindi poi sciamano lungo il territorio, portano fuori tutte le loro conoscenze. L'antropologia e l'archeologia che cosa ci dicono? Che nel quarto millennio avanti Cristo in Mesopotamia compare senza alcuna storia pregressa una civiltà completamente formata, cioè i Sumeri appena appaiono sulla storia conoscono la scrittura, l'arte della costruzione, l'agricoltura, l'astronomia, la matematica, la scrittura. Allora noi abbiamo un testo che ci dice che un gruppo fortemente acculturato viene fatto uscire dal Gan Eden, che significa giardino recintato e protetto, quindi questo laboratorio nel quale non si poteva entrare. Questi qui sciamano lungo la Mesopotamia e l'archeologia ti dice che lì improvvisamente compare una civiltà che è già completamente formata. Se mettiamo assieme le due cose, ci viene da dire che gli adamiti sono i Sumeri, cioè cacciati di lì. Loro cominciano a vivere in Mesopotamia e improvvisamente compare questa civiltà, che teoricamente potrebbero essere proprio loro. Ok? Guarda la stirpe del serpente e i loro contrapposti. Allora, quando Eva fa quella roba che non doveva fare, cioè pare che si sia unita sessualmente con un Elohim da cui e da questa unione sessuale sia nato Caino, i capi degli Elohim dicono in effetti, e poi lei si unisce poi con Adamo e nasce Abele come secondogenito, i capi degli Elohim dicono che ci sarà sempre inimicizia tra la stirpe del serpente, tra la tua stirpe e la stirpe del serpente, cioè lì paiono essere identificate due discendenze, due linee. Una che è quella, diciamo così, cainita, che deriva dall'unione sessuale tra Eva, e in alcuni scritti rabbinici c'è scritto che Eva potrebbe aver subito una violenza sessuale, cioè essere stata obbligata, insomma, a avere questo rapporto sessuale.
E poi invece c'è la discendenza adamitica, che sarebbe quella pura, cioè quella fatta esclusivamente proprio da Adamo ed Eva, diciamo così, quindi da questi due individui che condividevano il patrimonio genetico. E quindi lì si pone questa distinzione, dice che tra le due stirpi ci sarà sempre rivalità. Ok? Dopodiché la Bibbia fa un sacco di confusione. Nel senso che quando ci parla delle due stirpi confonde anche i nomi, per cui diventa difficilissimo, nel senso che mette nomi uguali o nomi simili in tutte e due le stirpi, per cui diventa difficilissimo identificarle. Ora, siccome poi, come dire, vivevano sullo stesso territorio, è possibile anche pensare che a un certo punto il tutto si sia ricomposto attraverso le unioni, attraverso delle fusioni, perché in realtà vivevano poi tutti lì nel territorio della Mesopotamia. Però lì sono identificate effettivamente due stirpi precise, il che farebbe pensare appunto che ci sia una stirpe derivante dal serpente, che sarebbe questo che ha, diciamo, tentato Eva, si fa per dire, no? E che avrebbe avuto rapporto sessuale con lei. Serpente in ebraico, cioè Nahash, il termine, significa anche colui che detiene della conoscenza, che è in grado anche di prevedere le conseguenze delle sue azioni, e quindi qualcuno che deve aver fatto un qualcosa intenzionalmente in contrasto con i capi del Gan Eden, che non volevano che questo avvenisse. È per questo che poi viene identificata questa rivalità tra le due stirpi. Tant'è che poi Adamo ed Eva, allora poi Caino uccide Abele, tra l'altro nella Bibbia c'è scritto che Abele offriva agli Elohim gli agnelli e Caino offriva i prodotti della terra. E c'è scritto che gli Elohim gradivano il dono di Abele, ma non gradivano i doni di Caino. Ora, se mettiamo assieme questo con ciò che dicevamo prima, che loro adoravano perché ne avevano bisogno il fumo prodotto dal grasso animale, si capisce perché prediligevano il dono di Abele, perché Abele gli bruciava il grasso animale, Caino gli bruciava i cetrioli, di cui a loro non fregava assolutamente nulla. Quindi c'è pure questo tipo di spiegazione. E per cui c'è la rivalità tra i due, Caino uccide Abele, dopodiché Adamo ed Eva si accoppiano nuovamente, e anche lì, analizzando bene ciò che c'è scritto nella Bibbia, si dice che Adamo ebbe un altro figlio a sua immagine e somiglianza, quindi in realtà si potrebbe addirittura pensare ad altri prodotti di clonazione fatti artificialmente per avere di nuovo individui uguali, cioè se proprio si va a vedere letteralmente quello che c'è scritto. E quindi fa un altro figlio, diciamo così, che si chiama Seth. Seth fa un figlio che si chiama Enosh. E la Bibbia dice che al tempo di Enosh si iniziò ad invocare il nome di Yahweh, al tempo di Enosh, il che vorrebbe dire che al tempo di Adamo, Eva, Caino, Abele e Seth il nome di Yahweh non c'era. La cosa è anche spiegabile, nel senso che siccome da quel che par di capire lui era un militare, lui con, diciamo così, gli ingegneri genetisti non aveva nulla a che fare, quindi se su quella stirpe lì in origine operavano i genetisti, lui arriva dopo a cose fatte, perché lui lì non c'entrava nulla, perché lui era un militare. Tant'è che appunto la Bibbia si dice che al tempo di Enosh si comincia a conoscere quel nome lì, non prima. Ok? Poi c'è... Sì, prego. Gli elementi probabilmente possono essere il popolo dei Sumeri. Allora c'è qualche possibilità che il popolo ebraico, discendendo dal popolo di Sem, dagli Ebrei, possa essere gli Adamiti, e che proveniscano dal fatto di sposarsi, quindi fra di loro. Tant'è che la cosa curiosa è questa. La Bibbia nomina in sostanza tutti i popoli del Medio Oriente. Per esempio la Bibbia anche nomina gli Ittiti, il popolo di Hatti, che fino a quando non è stata scoperta la civiltà degli Ittiti nel 900, si diceva che la Bibbia si era anche inventata dei nomi di popoli inesistenti. Poi invece si è scoperto che gli Ittiti esistono, e gli Ittiti sono citati nella Bibbia.
Ma la cosa curiosa è che la Bibbia non cita mai i Sumeri, cioè non li nomina. E il fatto che non li nomini, e questa era la civiltà più importante che c'è stata in tutto quel territorio, potrebbe derivare dal fatto semplicemente che sono loro. Cioè nel senso loro parlano degli altri e non citano i Sumeri, perché i Sumeri sono loro. Mi spiego? Cioè questa è una spiegazione, una possibile spiegazione. No? Cioè gli italiani, se parlano della storia d'Europa, parlano dei francesi, dei tedeschi, degli austriaci, eccetera, no? Parlano di tutto ciò che facevano e poi dicono noi, noi, noi. Ma non è che si mettono a scrivere gli italiani facevano, perché sono italiani. Dice i francesi facevano, i tedeschi facevano, poi noi, ecco, loro dicono noi e gli altri. E i Sumeri però in questi altri non ci sono mai. E chissà che la storia non derivi proprio da loro. Ok? Prego? I testi dei? Ah, i teschi, scusa, ho capito i testi. Non... Sì, sì. Nel senso che la dolicocefalia è un elemento che è stato trovato in varie parti del mondo. È sempre comunque collegato ai governanti o alle alte caste sacerdotali. Ecco, esattamente, i faraoni, ma per dire mi riferisco anche alle caste sacerdotali nell'isola di Malta, piuttosto che alla dolicocefalia testimoniata in Centro Sud America, a parte quella artificiale, dico quella naturale, tipo per esempio i teschi dolicocefali senza la sutura sagittale, che quelli non sono, cioè, quelli prodotti artificialmente comunque la struttura sagittale ce l'hanno, perché tutti ce l'abbiamo, quelli per esempio no, e quindi insomma sì, sono legati probabilmente a quelle caste lì. Una domanda, buonasera. Buonasera. Volevo chiedermi, il segno che Elohim ha mandato a Caino per farlo distinguere tra i barbari, cos'è? Non si sa. E poi la sua interpretazione sulla era effettivamente identificava fisicamente, tipo per esempio il fatto, non so come dire, di avere meno peli degli altri, oppure era l'identificazione del fatto che lui, come dire, parlasse una lingua. Purtroppo lì ci sono un sacco di ipotesi, ma tanto sono tutte solo ipotesi, quindi ognuno può scegliere quella che vuole. Non ho elementi per dire è probabile questa piuttosto che un'altra. Allora, per quanto riguarda la Torre di Babele, la Bibbia ci dice che questo popolo, questa gente che si era riunita, e se andiamo qui nei racconti extrabiblici o anche per esempio in Giuseppe Flavio eccetera, si dice che c'erano dei popoli che avevano ricevuto l'ordine di non riunirsi, ma questi, contrariamente all'ordine ricevuto, si sono messi assieme in un'alleanza, e c'è scritto che stavano costruendo un centro abitato con una torre con la quale arrivare al cielo. E anche questo viene interpretato in termini allegorici e metaforici come l'arroganza dell'uomo, no, che costruisce una torre per arrivare al cielo. E arrivano quegli altri e gliela distruggono e li ridividono in modo che questa alleanza non si formi più. E quindi dividono le lingue. La cosa curiosa è che siccome questi costruivano una torre che avrebbe consentito loro di arrivare al cielo, che cosa poteva essere questa torre? Visto che era costruita all'interno di un centro dove, come dire, un centro dove si andava ad abitare con questa roba che serviva per arrivare al cielo. Cioè, io mi chiedo, facendo sempre quei ragionamenti da stupido, se io voglio avvicinarmi al cielo, invece di impiegare un sacco di mesi a costruire una torre alta 200-250 metri, in 2 ore salgo su un'altura di 700 metri a piedi e sono 3 volte più alto della torre che avrei costruito in 5 mesi. Oppure salgo su una montagna alta 3.000 metri, visto che avevano al nord le alture dell'Urartu.
Quindi è chiaro che è una cosa ridicola, no? Pensare che costruiscono una torre per salire, cioè io vado in pianura, costruisco una torre di 200 metri quando posso andare su una collina di 500, ci vado in 2 ore, no? Ok, quindi è chiaro che non si riferisce a quello. Visto che lì si era nel periodo in cui loro si combattevano tra di loro con le loro armi, la cosa più probabile è che quella fosse una rampa di lancio, che tra l'altro è pure presente nella Bibbia, per esempio nelle visioni di Zaccaria. Zaccaria dice, chiamiamo le visioni, cioè nelle cose che ha visto, che a un certo punto vede arrivare una megillà volante, cioè un cilindro volante, e ne dà anche le dimensioni, 20 metri per 5. Dopodiché arriva un altro oggetto volante che si chiama Efa, che non viene mai tradotto perché non si sa come tradurlo, per fortuna. Un Efa volante che si posa a terra, ha una botola metallica che viene aperta e dentro c'è una femmina che lo pilota. Dopodiché arriva in volo un'altra femmina, tutte e due assieme ripartono e Zaccaria chiede al Malach, cioè all'angelo che c'è vicino a lui, dove stanno andando? E lui gli dice, lo stanno portando in terra di Shinar, che vuol dire terra di Sumer, dove gli stanno costruendo una piattaforma sulla quale verrà posato. Quindi di oggetti volanti che si posavano sulle piattaforme la Bibbia parla chiaramente. Siamo nel libro di Zaccaria, lo trovate nelle traduzioni vostre. Quindi il fatto di parlare di una rampa di lancio è quantomeno coerente con una serie di altri racconti biblici ed è coerente con il racconto di ciò che è successo a Sodoma e Gomorra, che è una storia che ci viene raccontata per il fatto, insomma, come dire, Dio avrebbe ucciso, insomma, sterminato quella popolazione perché erano dei sodomiti. E quindi per sterminare dei sodomiti ha ucciso tutti, bambini, donne, anziani, animali, anche i bambini, perché così si è portato avanti col lavoro, perché tanto sarebbero diventati sodomiti comunque, eccetera. Peccato che in Deuteronomio 29 c'è scritto che Sodoma e Gomorra sono state distrutte perché non accettavano più il patto di alleanza con Yahweh, cioè stavano cambiando alleanza militare. E questa roba qui è scritta anche in alcuni testi assiri dove si parla esattamente della stessa vicenda. E si dice anche i nomi di quelli che sono intervenuti in questa battaglia. C'era uno di loro che si chiamava Nabu, che stava appunto convertendo la gente, cioè stava portando la gente da un'alleanza ad un'altra. Allora ne interviene un altro che si chiama Nergal, il quale Nergal arriva in volo sulle 5 città e su ciascuna di quelle sgancia l'arma, dice, lancia l'arma del terrore e tutte le città vengono annientate. Quindi combattevano tra di loro con le loro armi. In questi racconti assiri, tra l'altro studiati dal professor Roberto Boncristiano, che ha pubblicato un lungo studio su questo, e l'uso di quelle armi tra l'altro è stato reso possibile perché erano armi molto pericolose e quindi potevano essere utilizzate soltanto con il permesso dell'Alto Consiglio Militare. Quindi si è riunito questo consiglio, ha dato il permesso di usare queste armi sono state sganciate e racconta il professor Boncristiano che i capi che stavano a Eridu in Mesopotamia ad un certo punto sono stati costretti a fuggire da Eridu per non morire, perché dicono che il vento del male sarebbe arrivato fino a qui, chi avrebbe potuto predirlo? Cioè hanno rischiato, secondo questi studi, di essere uccisi dal fallout, che loro non avevano previsto che sarebbe potuto arrivare lì. E quindi hanno dovuto abbandonare i loro centri di comando per non morire. E lì si dice che la gente moriva, che aveva la bocca, che cadevano i capelli, si bruciavano i polmoni, la bocca e la testa si riempivano di sangue. Quelli che si chiudevano in casa per questa morte invisibile morivano come i topi. E la Bibbia, quando ci parla di Sodoma e Gomorra, ce ne parla più volte. Per esempio ce ne parla a distanza di circa 1000 anni, perché questa vicenda è del 2000 avanti Cristo. Il professor Boncristiano la colloca per tutta una serie di studi geologici dal 2025 avanti Cristo. Prego? Sì, anche, sì, certo. E la Bibbia ce ne parla e ce ne parla, ripeto, a distanza di circa 1000 anni e dice che l'acqua
in quel territorio è ancora amara, ci dice che quel territorio è un territorio di desolazione e di cardi, e nel libro della Sapienza, scritto 2000 anni dopo la vicenda, ci dice che in quel territorio gli alberi da frutto portano frutti che non giungono a maturazione, a distanza di 2000 anni. Da quel momento lì in avanti, da Sodoma e Gomorra in poi, non si ha più notizia di utilizzo di quel tipo di armi, anche perché se hanno rischiato di morire, poi evidentemente devono aver deciso di non usarle più. Combinazione è lo stesso periodo in cui nella valle dell'Indo si celebra la grande battaglia di Mohenjo-Daro, che è una città che viene completamente distrutta dalle armi che in sanscrito si chiamavano Tejas Astras, che vuol dire armi ad energia. Questo leggiamo, fatene quel che volete. Se vi piace lo tenete, se non vi piace lo buttate. Ciao, complimenti, insomma. Ah, qui. Due curiosità, cerco di essere rapidissimo. La prima, è possibile che una delle sette meraviglie del mondo antico, i giardini pensili di Babilonia, fosse un Gan Eden, o magari un tentativo di riproduzione, così come la mummificazione egizia cercavano di riprodurre l'ibernazione per un probabile lungo viaggio? Sì, non sono in grado di dire sì o che, ma non si può escludere. Okay. Seconda, so che vado a toccare un terreno piuttosto pericoloso, i 6 milioni di ebrei. Io ho una curiosità che mi gira in testa da un po', mi sono fatto una mia idea, ma ovviamente non sono nessuno. Ma per chi cavolo ha lavorato Hitler? Visto tutto quello che si era detto prima, eccetera, eccetera. So che non te l'avevo mai detto. Però rispetti, eh? Ok. Allora ti aspetto dopo. Però ti leggo una cosa. Va? Grazie. Ma è vecchio sto foglio qui, è tutto... Il Sun, quotidiano statunitense, 6 giugno 1915. 6 milioni di ebrei in Russia sono perseguitati, cacciati, umiliati, torturati, fatti morire. New York Times, 18 ottobre 1918. 6 milioni di ebrei in Europa hanno bisogno di aiuto. New York Times, 8 settembre 1919. 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati. 1919. New York Times, 12 novembre del 19. 6 milioni di ebrei in Europa sono stati ridotti in condizioni di povertà, fame e malattia. Atlanta Constitution, febbraio 1920. Raccolti $50,000 per salvare la vita di 6 milioni di ebrei in Europa. New York Times, 1920, $100,000 per 6 milioni di ebrei che muoiono di fame. New York Times, giugno 1921, all'America si chiede di salvare 6 milioni di ebrei in Russia. La Gazzetta di Montreal, 1931, 6 milioni di ebrei sono di fronte alla morte nel sud-est dell'Europa. New York Times, maggio 1936, la comunità chiede che venga concessa la possibilità di rifugiarsi in Palestina ai milioni di ebrei che stanno soffrendo a causa dello European Holocaust, 1936. Si chiede alla Gran Bretagna di aprire le porte della Palestina agli ebrei che sfuggono all'European Holocaust. 1938, 6 milioni di ebrei in Europa privi di tutela e stanno lentamente morendo. Cioè, quando Hitler succhiava il biberon, c'era già chi scriveva che 6 milioni di ebrei in Europa sarebbero morti. Ma io vi ho letto a partire dal 1915, ma ho pubblicato in uno dei miei lavori tutti i riferimenti e i link degli articoli anche di riviste giudaiche che scrivevano di 6 milioni di ebrei alla fine del 1800. Quindi quando Hitler non era ancora nato, c'era già chi diceva che in Europa 6 milioni di ebrei sarebbero morti. E 6 milioni di ebrei sono morti. Ma lo scrivevano da 50 anni prima. Quindi se io fossi un ebreo vorrei conoscere la verità su questa storia. Ma non sono un ebreo, quindi... Vorrei conoscere la verità vera.
se così si può dire. Prego. Sì. 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 Certo. Sì. Allora, facciamo le due considerazioni. Elion ha in ebraico in sostanza lo stesso significato che Anu ha nella lingua sumera, cioè quello che sta in alto, quello che sta sopra, cioè il comandante. Poi, mentre la storia scritta dai sumeri è una storia scritta ad ampio raggio, quella scritta nella Bibbia, come ho detto prima, riguarda questa famiglia che ha scritto la sua storia del suo rapporto con questo qui. Degli altri a loro non interessa nulla. Per questo motivo non si parla degli altri, salvo parlare degli altri, cioè di quei pochi Elohim a cui sono state affidate altri gruppi della stessa famiglia di Abramo e contro cui combattevano. Ok? Quindi per questo, più che di discrepanza, diciamo che da parte di questi che hanno scritto la Bibbia non c'era interesse a raccontare la storia generale, perché a loro interessava raccontare la loro. Per quanto riguarda la storia del diluvio, qui sarebbe interessante, forse necessario, capire se il diluvio a cui si riferisce la Bibbia è quel grande diluvio a cui si riferisce lei, o, come scrivono certi rabbini, il secondo diluvio, che sarebbe in realtà una sorta di alluvione locale provocata artificialmente per uccidere tutti quelli che stavano lì sotto. E questa sarebbe da collocare sulla base delle testimonianze trovate da Leonard Woolley in Mesopotamia, degli strati di argilla, intorno al 3200 a.C. Quindi, secondo molti rabbini, la Bibbia non parla del grande diluvio, ma parla di un secondo diluvio, che potrebbe essere in realtà un qualcosa di molto localizzato. Okay? Quindi questo potrebbe avere, sempre col condizionale, potrebbe avere questa spiegazione. Va bene? Buonasera, volevo chiedere una cosa. Se era possibile che c'era una connessione tra la restaurazione dell'uomo nell'antichità, magari utilizzata da questi personaggi, magari per dei film evangelici, perché alla fine loro anche adesso, allora, il mercato per la gola, sì. Secondo me c'è qualcosa di... Certo, c'è qualcosa, soprattutto per il fatto che sarebbe interessante che qualcuno riuscisse a spiegarci come degli uomini del Neolitico abbiano potuto avere loro spontaneamente accesso all'oro, capire che poteva servire a qualcosa, a che cosa non lo so, perché di fatto allora, meno che mai, non serviva assolutamente a nulla per gli uomini del Neolitico, tant'è che il vero potere lo dava il ferro, cioè chi era in grado di lavorare il ferro vinceva le guerre, perché con l'oro non vince un tubo, basti pensare agli Ittiti, eccetera. Se sono vere le testimonianze di queste miniere a cielo aperto scoperte nel centro Sudafrica, che sono state datate 150.000 anni fa, ci si chiede chi è che cercava l'oro 150.000 anni fa, quando c'era l'Homo erectus, che l'oro non poteva neanche vederlo, cioè, ma anche se lo vedeva dentro una pietra, come poteva produrre le temperature, no? Per poterlo estrarre, per poterlo lavorare, eccetera. Quindi evidentemente questa roba qui deve arrivare da qualcun altro. Dopodiché è rimasto il discorso dell'oro, tant'è che tutte le civiltà ci parlano dell'età dell'oro, come quella importante, e ci viene raccontato che l'età dell'oro era l'età in cui gli uomini e gli dèi vivevano a contatto, tanto per cambiare, ma proprio a contatto fisico. Nel senso che gli uomini lavoravano per gli dèi nella estrazione,
Mi spiego? E anche qui i testi sumerici raccontano che la parte più bassa delle gerarchie di quelli lì, e qui sto parlando delle traduzioni ufficiali, degli accademici, no? Non del, così almeno evitiamo ogni contestazione. Arrivano lo stesso, ma non ha importanza. Si dice che, parlo delle traduzioni pubblicate dalla UTET, eccetera, quindi della serologi ufficiali, si dice che appunto le parti più basse della gerarchia erano costrette a sopportare delle corvée pesantissime, si sono ribellate. In questa ribellione i capi hanno addirittura rischiato di essere uccisi. Quindi uno dei capi ha detto: qui dobbiamo trovare qualcuno che lavori per noi. Uno dei due capi, Enki, insomma uno dei due fratelli, figli di Anu, il corrispettivo di Elion, ha detto: ma qui c'è qualcuno che può lavorare, cioè qui sul chi, cioè sul pianeta, c'è qualcuno che può lavorare per noi, è sufficiente che gli mettiamo dentro un pezzo nostro. E attraverso l'ingegnere genetista femmina Nin Khurshag hanno messo dentro il pezzo loro e hanno cominciato a fare il sapiens, cioè individui in grado di capire e eseguire ordini, perché questo era quello che interessava. E probabilmente hanno cominciato appunto a lavorare lì. Tant'è che poi la Bibbia ci dice che hanno preso l'Adam e l'hanno posto in Gan Eden. Ora, la genetica concernente l'uomo ci dice che il sapiens, o comunque le prime, sarebbero comparse appunto in centro Sudafrica. Ok? Il che ci spiegherebbe anche il fatto che poi hanno preso qualcuno di quei maschi di lì, se lo sono portati nei loro Gan Eden, per purificarlo ulteriormente, produrre delle altre modifiche, e quindi per esempio anche il colore della pelle, eccetera, eccetera, eccetera. Prego? Quelli della testa nera, difatti i primi dovevano essere quelli della testa nera. Dopodiché hanno cominciato a fare altri che non avevano più le teste nere, proprio come noi facciamo con gli animalucci. Nessuna differenza. E quindi tutto questo di nuovo avrebbe un senso. Cioè laggiù hanno fatto i primi esperimenti, perché laggiù hanno trovato gli individui su cui poter intervenire, laggiù cercavano loro, dopodiché per farsi delle specie per loro, che lavorassero per loro nei loro laboratori, hanno preso degli Adam di là e lo posero in Gan Eden. Ok? Quindi questo corrisponderebbe a ciò che c'è scritto nella Bibbia. E all'inizio effettivamente pare che cercassero loro, perché tutti ci parlano dell'età dell'oro, cioè dell'età in cui uomini e dei vivevano a stretto contatto. Anche perché, ripeto, a nessun uomo del Neolitico poteva venire in mente che quella roba lì poteva servire a qualcosa. Quindi qualcuno invece doveva avere delle conoscenze molto precise per estrarlo, lavorarlo e utilizzarlo. Perché forse non voleva essere identificato. Forse non voleva essere identificato. Cioè, non voleva che si capisse chiaramente chi era lui, tant'è che quando Mosè gli chiede chi sei tu, dice: perché io lo devo dire a quegli altri, lui gli dà una risposta che è molto curiosa, e su questa poi ci sono un sacco di lavori. Lui gli dice: Eie Asher Eie, che viene anche qui letta in chiave, insomma in tutte le chiavi possibili e immaginabili, ma il significato più immediato è: io sono quello che sono, fatti gli affari tuoi, punto. Cioè tu eseguimi, chi sono io non te ne frega niente, tu esegui i miei ordini, stop. Cioè non farmi quella, tant'è che sempre nelle Bibbie pubblicate dalla Giuntina che citavo prima, quindi nelle Bibbie ebraiche, in una nota c'è scritto che questo forse vuol dire che il suo nome non aveva importanza, cioè come dire: io sono il comandante, tu non permetterti, cioè fregatene di chi sono io, non preoccuparti, tu rispetta soltanto il patto, esegui i miei ordini. E quindi non, forse non voleva essere identificato. Allora, c'è scritto che Dio maschio e femmina li creò, esattamente. Allora, quindi, qui siamo di fronte quindi alla
al racconto che riguarda il fatto che in origine, quando hanno fatto il Sapiens, l'hanno fatto sia maschio che femmina. Dopodiché c'è il racconto di come hanno fatto la prima femmina adamitica, attenzione, cioè la prima femmina relativa a quella specie lì che loro si sono fabbricati apposta per tenere nei loro laboratori. Ok? Ma i metodi sono uguali. Cioè io tra ciò che fa l'ISIS e ciò che facevano gli israeliti nella Bibbia non vedo nessuna differenza. Cioè, leggete la Bibbia, c'è scritto vi sgozzeremo sui vostri altari, quindi... Sì. Cioè nella Bibbia c'è scritto vi sgozzeremo sui vostri altari, distruggeremo i vostri altari, non c'è differenza. C'è differenza. I metodi sono quelli lì. Cioè è inutile nasconderlo. Due domande. Se non può essere il padre di Yahweh, e... Non lo so. E se ci sono centri nella Bibbia o comunque centri storici che dicono che fine abbiano fatto questi Elohim? Allora. Nella Bibbia cenni relativi alla fine che possano aver fatto questi Elohim non ce ne sono. Nel senso che quello che si capisce è che da un certo punto in avanti, diciamo dopo l'esilio babilonese, quasi pare che si sia perso il contatto, nel senso che governavano attraverso dei rappresentanti che erano in realtà i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Giuseppe Flavio, nel libro Le guerre giudaiche, ci dice che nel 70 d.C., quando i romani arrivano a conquistare Gerusalemme, nel libro VI delle guerre giudaiche, i sacerdoti che sono nel Tempio sentono un grande frastuono, sentono una voce che dice noi abbandoniamo questo luogo, e dice che fu vista una visione che se non avesse avuto tanti testimoni non sarebbe creduta, carri celesti circondare la città tra le nubi, e poi se ne vanno. Quindi ce lo dice Giuseppe Flavio che scrive nel primo secolo dopo Cristo. La cosa curiosa è che esattamente lo stesso evento ci è raccontato dal più grande storico romano, Tacito, che ci dice esattamente che nel 70 d.C. la città di Gerusalemme è stata circondata da carri celesti. Lo dice Tacito. Tra l'altro questa roba qui la cito con tutto, nell'ultimo libro Mondadori, quello uscito una settimana fa. Il falso testamento. Lì cito anche un'altra cosa, cito anche Plinio il Vecchio, il quale ci dice che nel tempo delle guerre cimbriche, quindi siamo 113-100 avanti Cristo, quando era proconsole Gaio Mario, nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia tra due schiere di carri celesti, una schiera che arrivava da Oriente, una schiera che arrivava da Occidente, e quella che arrivava da Occidente è stata sconfitta. Plinio il Vecchio. Possibile che siano stati trovati e fatti immediatamente sparire? Lega i libri di Jim Mars, la nostra ma in italiano non c'è, beh comunque se vuole leggere in inglese, e La nostra storia occulta, dove racconta di tutta una serie di cose che ci sono ma non sono a disposizione. Professore, quindi programmato. Secondo me c'è la mano di qualcuno, ma
Cioè, l'ho spiegato prima, se noi ci osserviamo bene, insomma, siamo il prodotto della mano di qualcuno, non solo della natura, ecco, diciamo così. Sì, sì, sì. Ma perché... rispetto alle femmine, sì. Sì, sì, ho capito, è matematico, sì, sì, sì. Ma secondo me i segni del fatto che su di noi ci sia stata una mano che è intervenuta con quella che questi genetisti, tipo il dottor Pietro Buffa, eccetera, chiamano evoluzione pilotata. Esatto. Grazie.